Quello che state ascoltando è Fumble! Fumble! E Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano, in Italia e all'estero. Ci ascoltano anche dal Brasile, non so chi voi siate, ma ciao! Wow wow wow! Siamo addirittura in classifica in iTunes Brasile, 326esimi. Però ci siamo! Quindi grazie ai nostri fan brasiliani che ci ascoltano dall'estero. E il Brasile è ultra, come si dice, famoso, perché i brasiliani ricordano a memoria tutte le parole dei dischi, di qualsiasi gruppo musicale che vada lì. Quindi probabilmente il nostro ascoltatore brasiliano ricorda a memoria tutto quello che abbiamo detto dall'inizio di queste 600. E quindi, sa dirlo quindi al vi contrario. Prego, andate ad ascoltare le puntate di Urban Heroes e Manto. Esatto. Esatto. O no, anche. No, no. Perché no? Fatelo. Ma insomma... Io non vedo perché farsi del male in questo modo. Quello che state ascoltando è un podcast di giochi di ruolo e questa sera, per esempio, giochiamo a Coriolis, continuiamo la nostra campagna di esplorazione spaziale, ma oltre a Coriolis abbiamo giocato un sacco di altri giochi, alcuni li abbiamo prodotti. Abbiamo scritto Clotos e Gattai, che trovate in vendita su fumblegdr.it e sulla nostra pagina Facebook e su negozi che non conoscevamo. Grazie Emanuele. Ci potete trovare nei negozi fisici perché siamo distribuiti da Vani Comics, quindi se non ci vedete nel vostro negozio di giochi di ruolo, chiedete di cambiate di negozio. Portarci. No, chiedete al gestore di perché date fuoco al negozio. Strozzi. Vedi, non devi dire cazzate, perché poi Poi già le taverne bruciano, i negozi di giochi di ruolo che sono pieni di carta. Bruciano meglio, lo so. Beh, ma non ci facciamo una grande pubblicità. No, però. Infatti, non bruciate. E scrivete con la vernice Fumble, me l'ho ordinato. Ah, così proprio, bene, perfetto. Oppure comprate su fumblegdr.it a questo punto, che forse è meglio. Basta, magari risparmiate in benzina. Tra l'altro, per non andare al negozio, esatto, per non dargli fuoco se non ce l'hanno. Se ce l'hanno, invece, grandissimi. Scrivetegli sulla vetrina, grandi. Tra l'altro, iniziamo a dirvi. A dirvi anche un po' di novità per Modena, perché ad aprile, inizio aprile, 5, 6 e 7 aprile c'è il Modena Play e potrete venire tutti e tre i giorni a provare i nostri giochi, ma non solo Clotos e Gattai, che ormai ci avete visto e sentito e forse ci avete anche già giocato a qualche fiera. Ci saranno tre novità che potrete provare in anteprima, in playtest. Uno sarà il gioco Dungeon Crawler per bambini, Shining Knights, bellissimo, che è il gioco che in realtà ha dato vita a Clotos. Ha dato vita a Clotos, sì. Ci sarà il gioco di carte di Gattai di Mazinga Z ufficiale, bellissimo, che stiamo sviluppando con J-Pop, e ci sarà il gioco di ruolo di Claudio Pustorino, che però lascio dire a te, che si chiama Pustorinate, si intitola Not... si gioca, può giocare anche da soli. No, solo da soli. No, solo da soli, è consigliato da soli. Poi ci sono alcune ausul per giocarci in di più. Sì, esatto, ci sono le varianti del regolamento. Se volete per caso giocarci con altre persone, potete farlo, ma dovete per forza comunque tirare cose che riguardano voi senza dirlo agli altri. E però è un diceless, però ti devi tirare da solo. Allora, è masterless sicuramente. Si intitola Not the End, non è masterless, è diceless, ma non vuol dire che sia un gioco completamente narrativista, perché in realtà si usa un'altra cosa invece dei dadi. È cambiato il nome? Eh? È cambiato il nome? Sì, perché veniva meglio scritto Not the End. E anche immagino l'acronimo. Esattamente. E quindi di conseguenza si chiama Not the End. NTE, per adesso bello. Esatto, non vi dico nient'altro. Per adesso siete curiosi, magari vi centelliniamo qualche informazione. Esatto. Prima era This is Not the End. Ti che... sei tinto? Era tinto? Quindi questo è il gruppo di tinte? A giochi di ruolo dal buio, mi immagino. E ci sono un sacco di persone gruppo di tinte. Con dei capelli fenomenali. Esatto. Beh, niente, è un gioco che se volete sapere di più, lo saprete nelle prossime puntate, oppure ci fate qualche domanda, oppure lo venite a provare. Oppure vi iscrivete anche nel frattempo alla newsletter di fumblegdr.it, che vi compare nel pop-up su fumblegdr.it, anche perché se vi iscrivete vi arriva pure un codice del 10% da usare sul nostro shop. Fatelo, quindi. Sappiate che dopo il manuale dei livelli infimi, tutto ciò praticamente a cui realmente tenevo nel giocare di ruolo bene, innanzitutto le posturinate, l'ho messo in questo gioco qua. Quindi c'è tantissima roba per cui divertirsi. Fumble now! Fumble now! Fumble now! Se arrivate al tavolo e gridate Fumble now, vi faccio sedere, anche se non l'avete prenotato. Non è detto che vi faccio sedere. Ma poveracci che hanno prenotato! Non è detto che vi faccio sedere a questo tavolo. Non è detto che vi faccio sedere. Per terra. Al bar. Prego.
In più potete andare a Giochi Uniti e sedervi lì. In più, oltre ai giochi in playtest, ci saranno delle cose nuove da comprare. Tra cui almeno sicuramente un'avventura per Clotos. Ma yes. Quindi è passato, perché io non ero più nella chat, è passata quella delle mutande usate di manto? Certo, chiaro. Ah, ok. No, troverete la corte di Oberon in digitale ed in stampa. Qui. E ci troverete al mega stand Alleanza Games Manicomics. Cazzo, quello lì è proprio è depressivo. Il nome della, no, di quella casa è perfetto per manto. Manicomics, sì. Infatti sono di Brescia. Ah, ok. Domanda al master. Il master non sono io. Anche in generale, noi cosa abbiamo scelto? Siamo esploratori, giusto? No, no. Noi siamo mercanti di informazioni. Free traders? Sì. E qualche talento avevamo preso di gruppo? Avevamo preso... Dovresti averlo segnato sulle schede. Io l'avevo segnato da qualche parte, ma non so più dove. Mi sembra che non l'abbiamo segnato. Anche perché possono essere usati da tutti i giocatori, indipendentemente, quindi... Sì, ma un giocatore lo gioca per tutto il gruppo. No, non che ogni indipendentemente. No. Sì, cioè tipo puoi usare manipolazione invece di cultura, è per tutti i giocatori, quando vuoi. Ed è degli agenti. Ma è espresso. You can... Come il caffè? Test manipulation instead of culture. Ok, okay, ma è scritto ma... che devono usare, cioè che lo possono usare tutti? Tutti, talento, tutti i PG possono usare questo talento, può essere usato individualmente da ogni PG a meno che non sia scritto che deve essere usato dal gruppo. Ok, va bene. Deve essere esplicito. Quindi non ci ricordiamo qual era. Allora, free traders ha... No, mi sa che non l'abbiamo scelto. Naso per i beer. Quando, quando fai scambi hai un più 2 a manipulation. Abbiamo già la signora. Hai un più 2 a manipulation quando fai scambi, ma può essere usato una volta sola per persona per tutto il gruppo. Esatto, poi qualsiasi cosa è in vendita. Possiamo trovare questo qua, direi. Possiamo trovare gli ufficiali, cioè come si chiama? Public servant. In italiano, ormai l'italiano sta svanendo. Gli ufficiali giudiziari. Gli ufficiali, sì, e avere un più 2 a manipolazione, perché sappiamo allora, indicare quali sono i più corrotti. Esatto. Corrotti, cioè, possiamo trovare quando corrotti fra guardie, come si dice, E l'altro è quello che poi ci metti metà del tempo per trovare le rotte, praticamente. Direi che prendiamo quello che troviamo la gente corrotta facilmente. Assolutamente sì. E questo può essere applicato a ogni singolo PG ogni volta che cerchi di pagare qualcuno. Io sono perfettamente d'accordo. Sì, i messaggi di conferma che eri d'accordo. Sì. Sì. Una voce nell'intercom ci dice anche di segnare il fodero come abilità di gruppo. Che non si sa mai. Perché se non c'è, non ce l'abbiamo. Esatto, lo sappiamo, ricordiamoci. Tra l'altro, un ascoltatore, ciao Groove Maker, ci ha segnalato una interessante nozione su paria paria. Ok. Esistono entrambe, vogliono dire due cose completamente diverse. Ah, il nostro è il paria o il varia? I paria sono quelli di paria. Coriolis. I paria sono gli ostracizzati. Sono coloro che... esattamente. Sì, sì, paria esatto. Sono coloro che vengono paria ostracizzati. Sono quelli ostracizzati, mentre i paria sono, erano un gruppo di elite del Medio Oriente. Ah, io pensavo si chiamassero paria o paria perché erano quelli che si erano allontanati da tutto, invece no. È come pesca. È anche una citazione da Star Trek. Tu hai 7000 beer da darmi? No, nessuno. 7000? Sì. Ma non li abbiamo in tutto, 7000. Perché ho trovato il pianto cibernetico che devo fare assolutamente. No, ne ho 5000. Ma avete una nave. Ma questo non è per Zero, è per Roberto. E ti dà più 2 a destrezza per fare manovre acrobatiche. Aspetta, e quando tiri iniziativa tiri 2 dadi e tieni il migliore. Wow. Parkour. Zero cure. Parkour. Ah, io non mi ricordo minimamente. Ah sì, no, invece mi ricordo bene. Allora, ho aperto l'immagine così non dico castronerie. I paria sono un titolo e dignità di pari. Ed è originario della prima metà del secolo XIX, quindi recente. I paria, invece, sono designazione degli individui che appartenevano alla più bassa delle caste indiane. Natale con la casta. Quindi quelli gli intoccabili, praticamente. Sì. Okay. Di origine dravidica. Quindi paria, noi dobbiamo dire per quando vogliamo insultare qualcuno. No. Paria. Paria, sì. Noi siamo dei paria, praticamente. Disparia. Ok, va bene. La feccia. La feccia, noi siamo la feccia. La feccia. E voi. Comunque, ti spacco la feccia, come dicono a Barry. Esatto. Comunque, ci eravamo lasciati sulla Calypso. Sì.
dove il buon Samad aveva scoperto che può manipolare anche le possessioni. Esatto. E scacciarle, grazie a Dio. Fortunatamente. Quale Dio? Ho fatto la solita... Uno di cinque. Esatto, ho fatto no, la aspetta, solita... aspetta, nove. La solita figura di merda con Ron che mi ha detto sono tutte cazzate, cattoia. E tutto esattamente l'hai svolto dietro a una paratia dove Ron non ha visto un cazzo. Assolutamente sì. L'unica domanda, scusa, sì. Scusa, l'ultima cosa che hai scelto, poi smetto di interrompere. L'ultima cosa, non sei credibile. Giuro, non lo so. Sì, sì, anche io ci ho creduto. Avete capito perché l'ho chiamato This is not the end? Perché non è mai la fine. In realtà è sempre quando, un gioco sulle quando qualcosa ti dice hai più 3 a un tiro, cosa vuol dire? 3 dadi. 3 dadi in più? Sì. Ok. Non è 3 successi. Se no ti dice 3 successi. Ok, grazie. Cioè, ti dice 3 6 nel gioco, o 6. Aggiungi un 6, okay, poteva, in alcuni giochi che tirano pool di 6, oddio, di X, a volte più 2 è aggiungi 2 al valo, al numero del... Ma non in 10. Questo caso. No, in questo caso si aggiunge, o si aggiunge dadi, o si toglie dadi. Che ha senso. O si aggiunge successi. Che ha senso. Basta. Comunque, eravamo rimasti con il dubbio di cosa farcene dell'altra nave. Sì. Esatto. Alle cabine di lusso. Mannaggia. Ma e io avevo chiuso con la domanda importantissima se c'erano dei tappeti sulla nave. Era una domanda nelle camere fondamenta. Sicuramente. Allora possiamo liberarci dell'equipaggio. E oltre a quello c'era il problema ancora del... Ah, continuiamo con l'espulsione dei tappeti nel cosmo. Ma non sono tutti morti? O sì? Appunto, no, ancora. No, col cazzo, erano quasi tutti vivi. Morti. No, in realtà è morto solo il capitano. Solo il capitano abbiamo scortato. Scusatemi, li vogliamo gettare nello spazio profondo così, a caso? No, io l'altra volta ho proposto una cosa, ma mi avete detto di no, quindi a questo punto... E se cercassimo di soccorrerli, potrebbero esserci grati? Non capisco. Diciamo che... Che cosa vuol dire? Diciamo che tu sia su una nave, a un certo punto io che sono il capitano comincio a dare ordini strani, impazzisco e poi c'è una roba, una specie di nebbia nerastra che ci fa impazzire tutti e praticamente finiamo in uno scontro a fuoco e tu stai molto male, bla bla bla. Non desideresti che la nave che ti ha abbordato invece che gettarti nello spazio ti salvasse la vita e soccorresse? Non è quello che succede in genere. In genere chi viene abbordato da un'altra nave diventa o parte della ciurma o viene ucciso. No, questa è la pirateria. Appunto. Siamo mercanti, non siamo pirati. In questo momento non siamo né uno né l'altro. Vero, preferirei essere un non pirata. Ok, e io l'altra volta sì? Ho proposto una cosa. E mi avete detto di no, l'altra volta, nel senso, pochi minuti fa ho proposto una cosa. Ok. Ma non mi avete dato ragione. Scusa, non ti stavo ascoltando, ero un po' scosso. Voi decidete quello che volete, io vado ad ascoltare le conversazioni nella mia cabina. Io vado a pregare. D'accordo. E vado. Vi aspetto sulla Calypso. Quello che dicevo è... Io c'ho una smossa. Vado in bagno. Non nel... Ilona perde, prende e torna nell'altra. Anche io. Mi accompagni Ilona. Vado poi a pregare. Mm-hmm. E a provare questa cosa. Mm-hmm. Io prendo una delle bottiglie che stavano nelle casse dei contrabbandieri e vado verso il bagno. Il bagno. Qual è il bagno? Aspetta, dove ti non lo so, è la prima stanza che c'è, apro e chiudo e cagherò lì dentro. Ok. Quindi sull'altra nave, vero? No, siamo sulla sulla no. Talisman. No, noi siamo sul corridoio che divide le due navi. Vabbè, io vado sulla Talisman, la mia nave. C'è il bagno più grande da questa parte. No, ma la cabina di lusso la lascia Samad. E io cosa stavi dicendo? Vai alla prima porta della Calypso e chiusa. Sì. Va bene, provo tutte. Le provi tutte. La prima che si apre. Sì, signore, questo è il bagno, prego, entri. Allora ti ha chiuso tutte le porte. Grazie. Maledetta, allora prendo la bottiglia, la apro e la verso così, tanto ne ho tante, per sporcare un po' in giro. Ma perché, signore? Sta buttando via del... Perché mi hai rotto i coglioni! Quello che pochi minuti fa volevo proporre al resto del gruppo, ma sei rimasto solo tu? Sì. Ma abbiamo già preso il loro carico, che però dobbiamo vendere da qualche parte. Mm-hmm. O troviamo un... quando atterriamo per fare quel cambio di targhe che dobbiamo fare, o troviamo anche un compratore, oppure ci trasciniamo dietro una bomba orologeria dato il nostro pilota. Vero.
Preferirei non farlo. Ho sentito tutto sulla vendita del cane. Storinata. Ma critico pure. Esatto. Non, sentite, non si venderà mai niente di quello, no, che è mio. Aspetta, aspetta, hai sentito cosa? Che lui vuole vendere il carico che abbiamo trafugato dalla nave, dei, cioè le bottiglie. Ti vengono in mente due cose. Sì. Nel pianeta vicino avete due possibilità di sbarco. O su una luna, dove c'era una vecchia colonia mineraria che è stata però trasformata in una specie di resort, casino, villaggio turistico, quindi anche lì l'alcol è facilmente vendibile, o uno di più bassa lena che potete tranquillamente vendere nella zona mineraria sul pianeta di Gina. Quindi lui sa dove non andremo. Esatto. C'è un pianeta di mormoni. C'è un luogo proprio dove quando glielo facciamo vedere ce lo sputano. E qualche sistema più qua. Va bene. Basta andare verso Zalos. Ok, no problem. Io punterò lì. Gli darò corda, ma punterò su questo pianeta. L'alternativa, Samad. Sì, scusa, sono distratto. L'alternativa è che noi lasciamo ai mercanti di alcolici la nostra nave. Ci prendiamo direttamente la loro nave. È vero che non abbiamo alcune delle necessità che ci farebbero comodo, però è anche vero che noi volevamo cambiare e non farci trovare. Guarda. Però la nave è tua, quindi mi rivolgo a te. C'è una terza opzione. La terza opzione è quella che ci farebbe comunque far guadagnare qualche cosa da tutto questo. Perché noi li dobbiamo riportare indietro, questi poveretti. Non hanno, non so chi fosse di loro il pilota e non so neanche se sia ancora vivo. Potremmo chiederglielo. Però io non gli lascerei la nave per nulla. Gli chiederei di farci da un piccolo scambio. Noi gli restituiamo parte del... carico. Del carico, ma ci prendiamo il loro trasmettitore, non dobbiamo atterrare da nessuna parte. La terza opzione mi sembra decisamente la migliore. Riduciamo il rischio, teniamo la talisman. Questa è la cabina di lusso, però è più piccola sta nave. Classe 2, e non la nostra, una classe 3. Non vale altrettanto. No. Quindi. Infatti secondo me la terza strada è la migliore. Sì, d'accordo. Questo vuol dire niente tappeti. Cioè, tappeti, niente tappeti. I tappeti rimangono. Perfetto. Perfetto. Portiamo in infermeria. Quanti sono? Erano tre? Quattro? Tre. Erano tre. Il quarto è già in infermeria. Ok. Legato. Quello che lui ha legato. Portiamoli in infermeria. Rimettiamoli un minimo in sesto. Non hanno un'infermeria su questa. Io sono andato a pregare nella cappella per provare il nuovo coso, eccetera. E ho lasciato il tizio legato in infermeria. Dai, manuale, ma sa di no. Sì, sì, no, tizia è in infermeria, infatti, te mentre cammini nei corridoi della nave, ehi, c'è nessuno! La nostra infermeria non è così grande e spaziosa. Se hanno una loro infermeria, li distribuiamo sulle due navi. Assolutamente, beh, penso che i pericoli qua siano passati. Vado a dare un'occhiata. Cerco, se per caso... Sì, ce l'hanno. È qui? D'accordo. Boh, e allora ne prendo uno e inizio a portarlo nella loro infermeria. Faccio la stessa cosa con invece l'infermiera della talisman. Quando arrivo nella stanza, guardo il poveretto e gli faccio: tu saresti nell'infermeria vostra? Nella nostra. La nostra. Oh, qualcuno! Oh, finalmente! Mi potete liberare? Sì, sì, assolutamente. Vi abbiamo abbordati, vi abbiamo soccorsi. Sto portando qua il tuo amico per metterlo il più in sesto possibile. Quale? Quale amico? Quello che ha cominciato a comportarsi in modo strano non è più una minaccia. Scusa, mi serve questo e prendo il talismano, quello che gli avevo messo nel petto al tizio, e me ne ritorno nella cappella. E non succede niente. E quella cosa che mi seguiva dovrebbe essersene andata. Abbiamo fatto in modo di scacciarla. Che cazzo ci stavo seguendo? Diciamo che non avete più molto di cui preoccuparvi. Ecco, il capitano non è più un problema. È morto? Non era morto, era morto.
Il capitano, l'ha decapitato. C'è un tantino di spazio così fra la C4 e la C3 delle vertebre del collo. Purtroppo sì. Non è stato possibile evitarlo. Devo sfogarmi per il parkour. Però voi non siete Era un buon capitano. Beh, no, in realtà era un pessimo capitano. Vi ha portati in questa situazione e siete fortunati per il fatto che non abbiamo deciso di sbarazzarci anche di voi. Però voi non siete responsabili di aver obbedito a degli ordini. Quindi non avete responsabilità diretta e per questo saremo gentili con voi. Adesso io ti libero, tu torni sulla tua nave e aspetti istruzioni lì. Abbiamo requisito per adesso il vostro carico e abbiamo un accordo interessante da proporvi. Intanto lasciami curare il tuo amico e lo svego. Quale amico? Questo. Ah, il cadavere che ha trascinato per terra. Non avevo capito che avevi trascinato il cadavere. No, sì, io sono arrivato in infermeria perché stavo curando qualcuno. Cioè, scusami. Io inizio a lavorare sul usando un pezzo di quello di lona. Vediamo quante ore ci metto e inizio a lavorarci. Poi. 2 ore. No. Mentre faccio il... Mentre metto l'altro sul lettino, gli dico: intanto dimmi il tuo nome e il tuo grado. Cosa facevi sulla tua nave? Mi chiamo Javid. Ero responsabile degli armamenti, quei pochi che avevamo. D'accordo. Qual è la persona più alta in grado in dell'equipaggio? Capitano. Sotto di lui? Non saprei. No, non è che ci fosse una gerarchia rigida. Il capitano prendeva le decisioni, dipendevamo da lui. La nave era sua. D'accordo, adesso potrebbe diventare vostra. Certamente se decideremo che sarà così. Vatti a riposare. Ho visto che avete delle cabine particolarmente belle. E lo guardo male, anche se non sa perché. Lui intuisce. Io esco dal tugurio. Allora, abbiamo preso accordi per piazzare gli esplosivi, facciamo saltare tutto e passiamo l'equipaggio a fil di spada. Che cazzo stai dicendo? Li stiamo curando, dai. Tanto ci dicevi a zero, era d'accordo lui. Dai. Ti giri e vedi che lo mio accelera un attimo il passo. Corri, che è l'ultima corsa che fai, vai. E corre, comincia a correre. Io tra l'altro sono sulla loro nave, quindi anche se partono lì ammazzo tutti piuttosto. No, non li ammazzo perché ho giurato di non ammazzare nessuno. Ma poi non hanno ancora riparato il generatore, cioè non posso. Ma se gliel'ho riparato io. L'ho messo in moto lui. Ma se tu gli rompi il generatore, sigilli le porte, gli lasci andare nello spazio, stai contravvenendo al tuo codice o no? Sai, è come Batman. È quella sottile linea. Però pensa, se tu gli dai un pugno e cade dal palazzo, avvolti in un enorme tappeto. L'intera nave. Volevo prenderlo per il rules, ma non serve a quello. C'è un talento che si chiama Rugged. Ah, perfetto. Sì, invece del lancia sui luri, il lancia tappeti. Esatto. Allora, Eric, c'è stato Ron che ha avuto un'ottima idea. Mm-hmm. Come sempre, aggiungerei. Loro hanno un trasmettitore. A noi serve un trasmettitore differente, un radiofaro. Uh-huh. È molto semplice dargli il nostro e prendere il loro. Uh-huh. Questo ci costerà nulla. Uh-huh. Non ti dico nient'altro. E quindi? E quindi non li passiamo a fil di spada. Beh, c'è una cosa che non capisco. Uh-huh. Cioè, com'è legato il trasmettitore a non passargli a fil di spada? Che se loro guidano con il nostro radiofaro altrove, chiunque ci voglia seguire o abbattere, seguirà una nave diversa. Io sono lo stesso invece... dicendo per tutta la nave, vero? No, lo sto dicendo lui. Se, uh-huh, se li passiamo a fil di spada, invece sì, il nostro radiofaro scompare e di conseguenza noi non abbiamo un diversivo, esatto, un'esca. E se noi invece li passassimo a fil di spada, sostituissimo i due trasmettitori e mandassimo la loro nave alla deriva? La loro nave alla deriva deve essere alimentata, mantenuta e poi soprattutto se tiene una rotta completamente lineare per sempre non sarà convincente, mentre invece se loro fanno cose, atterrano in posti e se ne vanno. Ma soprattutto, perché questo gusto di passare le persone a fil di spada? Non sei mai stato un omicida, sei stato un ubriacone, un bastardo, caghi dove non dovresti, ma non sei... Fai impiccare la gente a altri. Non ti conosco. Come è stato un suicidio. Vabbè, è arrivato tu. No, no.
Comunque, giusto per dare retta a una delle voci nel cos'è qua, le voci nell'intercom. Zero, che sta analizzando adesso, sta facendo gli esperimenti col talismano di Lona, ne prende un pezzettino. Ma sono anche commestibili. Sono fatti con prodotti bio e sono edibili. Vabbè. Quindi costano 150, sono bio. È proprio, esatto. Bio beer. È proprio un artista Ilona, pensa Zero mentre è orco bio, smanetta sulla roba. Va bene. Tu dove sei sull'altra nave? Stavo portando un tizio in infermeria, quindi sì. La loro infermeria. Nella loro infermeria, ok. Va bene. Uno, no, in realtà ne devo portare due, perché esatto. Ne avanzavano due. No. Li porto tutti e due nell'infermeria e almeno stanno su dei lettini a riprendersi. Io intanto configuro delle cure di base. Di base vuol dire che non devono essere al massimo della salute. Voglio semplicemente che si riprendano. Bravi, che l'hai lasciato Ronda solo in una nave nemica. Nemica. Mi fai un tiro di observation. Torna l'ombra. Torna. Io sono talmente... Eravate in tre con lui, me ne sono andato io, me ne siete andati tutti. Io sono talmente poco convinto dell'esistenza che probabilmente non succede nulla. La mia ignoranza mi difende. Non credo funzioni così, però puoi provare. Funzionava così in uno dei tanti... come si dice? Madosca, quanto c'hai di observation? È un cazzo di paranoico. Esatto, 9. Un complottista. Stalker, peraltro. Un successo. Come le vedi le scie chimiche se non c'è observation alta? Infatti. Senti dei rumori all'interno della nave, perché forse si sta riscaldando e il metallo si sta leggermente dilatando. Beh, io comunque la mia spada ce l'ho. La nave era bella ghiacciata. Non dici metallo e si sta dilatando, mi viene da fare assonanze. Cioè, Scusate. Ma il fatto che si stia dilatando. Quindi, non sono almeno due. In infermeria c'è un tizio. No, è il metallo. C'è lui. No, non l'infermeria della nave dei tizi, la nostra. No, gli ha detto di tornare sulla sua nave. Sì. Ah, quindi lui l'ha curato. Quindi entrambi sono tornati sulla loro nave. Sì. Quindi lui sta mettendo le cure di base a... niente, esatto. No, all'altro lui ha detto metto le cure di quello che ha portato nella nostra infermeria, uno ce n'è, giusto? Uno l'ha portato lui. Sì, in questo momento sono tre sulla loro nave e uno sulla nostra. Ok, sì. E niente, vedo se vedo se hanno tagli, cose. Si chiude la porta? Sì. Della nave? Della nave dell'infermeria. Ah, ok. Beh, mi giro giusto per vedere se è entrato qualcuno. No, li rappezzo come posso. Ok, scusate, posso fare una domanda? È che è stato lui, ha detto adesso ti facciamo esplodere, cazzo. Nell'infermeria, nella nostra infermeria c'è un camice. Sì, perfetto, dottor Lazard. Io entro in infermeria, mi metto il camice, mi avvicino al tizio e gli faccio come va, eh? Come sta? Perché? Ho freddo, dottore. Ha freddo? Ecco, guardi, adesso la scaldo io, non si preoccupi. Cerco una bottiglia di quelle del carico e gliela metto tipo flebo. No, ma non te lo lascio fare, sono lì anch'io. Che cazzo, no, ti fermo. Per morire bene? Sì. No, okay. No, glielo impedisco. No. Scusa, tu sei rimasto in cambiare. Sì, sono lì a curarlo. Una dei tuoi bond. La sarda è il più pericoloso. Allora, aspetta. Sai che lui ti sta osservando. No, ma nel senso, quando come vuoi in... agire? Bottiglia fisica? Quando prendi la bottiglia, io senza neanche. Ah, no, non è una bottiglia. Ma magari per lui la bottiglia, poi. Aspetta, facciamo una ragione. Giusto, che cosa fai? Cosa fai? Allora, io tranquillo, prendo una bottiglia, arrivo, poi ci sarà. Mi indosso il camice, come va, poi a un certo punto comincio ad armeggiare con cose dell'infermeria, tipo provette, sacche, quelle robe. Okay. Fammi una prova di survival. Okay. Vediamo se riesci a fare una flebo improvvisata col coriolone. Intanto io sto chiedendo a lui. Quindi sei distratto. Sì. Un successo. Fatto. Okay. Intanto sto dicendo a lui, dammi nome grado. Intanto imposto una terapia di base per rimetterti in testo. E... imposto una terapia. Tu non sapendo niente di medicina, devi fare un attimo di ricerca. Sì, esatto. Quindi ti fai supportare da Al. Esatto, gli sto dicendo questo a freddo. Fai 4 successi, se non fai nessun successo ci vorrà più tempo perché altri devi istruire tutte le pratiche. Sì. Un successo. Ok, un successo. Sì. Intanto lo faccio parlare, gli dico dammi nome e grado. Sì, ti dice... Chi è? Ti ho detto si chiama Javid. Sì.
Certi no, già vita no, l'altro. No, l'altro, e scusatemi che poi mi ero confuso io, era, avevo capito che avevi portato una persona sola, ah, no, certo, e che parlavi con quello che era chiuso in infermeria. Questo che stai chiuso in infermeria era la vita. Io ho portato, no, quello chiuso in infermeria era il mozzo. Era il mozzo, era il mozzo, esatto, me lo ricordavo anch'io. Infatti avevo capito male io, okay, scusami. Ok, ok. Si chiama Javid ed è quello che e fa il gunner, ok, perfetto, e gli ha detto le armi. Questo vuol dire che il pilota è sull'altra nave, okay. Faceva vediamo. Tu quindi ora ti allontani un attimo per prendere la coperta termica d'alluminio, perché sai, quella riflettente, sì, per sì, scaldarlo, sì, sì, mentre imposti il programma di riscaldamento. Ci chiedono di non fare genocidi da lì. Però lo state, però lo state facendo capitare tutti, questa cosa. Anche Basta dice ti allontani. Sei tu che stai cercando di non farla capitare quando sei No, 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 ora tira su observation per vedere se per vedere se noti il limone messo nella flebo e l'ombrellino, l'altro riva. Esatto. Esattamente. Ok, agitato, non mescolato. Esatto. No, no, non lo vedo. È la corioria, c'è anche la frutta dentro. Tu fai un tiro di infiltration per fare una cosa che sai che non è minimamente medica. Ovviamente. E corre il leone nelle vene. E ora si spiega, raga. Sì, a chi ci ascolta. Due successi. Vedi che il fato ha deciso che a chi ci ascolta, abbiamo finalmente risposto al perché della domanda di Roberto di due puntate fa, ma fare una trasfusione quanto potrà essere difficile? A quanto pare è molto facile. Evidentemente. Se la vai a uccidere qualcuno. Certo. Mi sto facendo una fleboclisi, non gli sto facendo una trasfusione. Allora, per ora... Ma io una trasfusione la so fare. Bravo. Calma. Allora, per ora è solo sul lettino medico, ha attaccato la sacca... Esatto. Sembra una sacca di fisiologica. Gli do due colpi così con la mano, come dire, adesso. Ma hai detto che c'è la frutta dentro. Quella è fisiologica, hai detto che c'è la frutta. La cosa più bella è che c'è lui di spalle che sta prendendo la coperta e controllando, e lui verso quando fa tac tac in maniera molto medica, poi prende dopo fa. Esatto. Corre su, lo tocco su una sbarra, lei starà subito meglio. Non si adesso fai quattro dadi. Porca puttana, coriolia vuol dire che è la sangria di Coriolis. Questo esatto. Vuol dire che c'è la frutta dentro. Cazzo, se mi volte c'ha le arance. Esatto. Era coriolone. No, ha detto coriolia. La base è coriolone. E poi naturalmente io l'ho pistolata perché sia coriolone. Ma le arance hanno stai la vitamina. Scrivendo tutti i nomi, certo, dei cocktail. No? Le arance hanno la vitamina C, va bene, quello messo le arance. Esatto. Anche l'acido direttamente in vetta, esatto, va benissimo. E quindi... Tira quattro dadi per vedere se convinci Al, sì, a farti fare la giusto, prova di medicina, perché tu non sai un cazzo come si fa. Ti metto una flebo, e devi mettere l'acqua. Ma anche se non lo metto in vena, lui va bene. Vabbè, questo non lo fermerà, esatto. Te ti giri, c'è lui con la flebo arancione attaccata, esatto, e con un ago che sta facendo. No, io lo spingo, vieni. Ma che cazzo per fai? Per favore, signorina, non mi disturbi. No, io lo prendo. Devo tirare, devo andare in PvP. Ando in PvP. E gli faccio, come si dice, presa la jiu-jitsu, così, e porto indietro per il collo. Su jiu-jitsu. Eric, non mi puoi ammazzare. Cazzo, che cazzo fai? Lo sto curando. Ma come stai facendo? Ma che cazzo gli stai mettendo in vena? È una mistura che la mia famiglia si tramanda da generazione in generazione. Io vedo le vitamine. Esatto. Io vedo la frutta dentro. Sì, ha detto che è una coriolia. Ho la polpa proprio. Dai, Eric, aspetta, non ce la faccio. Che poi mi immagino come faccia la sangria in realtà lui, invece di fare tutti i pezzettini così, prenderà tipo un'arancia, la taglia a metà, dentro, la butta dentro. Esatto. Quindi, un limone tagliato per così, neanche rotto, a metà, buttato dentro. Io di volto ti guardo negli occhi e ti faccio, povero coglione, se vuoi scaldare qualcuno con l'alcol, glielo devi dare da bere, non glielo devi mettere in vena, hai capito? Basta, me ne vado, nemici della scienza! Sbatto la porta e me ne vado. Oh Cristo, cioè no, non esiste Cristo, oh, senza icone, o senza volto. Beh, io dopo aver rattoppato, certo, cazzo, esco dall'infermeria. Esci dall'infermeria e trovi la porta chiusa. Cioè, esco dall'infermeria o non esco neanche dall'infermeria? Cioè, cerchi di uscire. Cerchi di uscire dall'infermeria, okay. Ti avvicini alla porta che in teoria dovrebbe aprirsi automaticamente alla Star Trek e ok,
No, prima fai due passi indietro e due passi avanti. Ah, per vedere la fotocellula. Assolutamente, infatti è la fotocellula che non apre. Vabbè, intanto chiamo l'Intercom io. Dico, Zero, potresti venire qua a fare la guardia a questo... Al momento sono impegnato. Ilona, per favore, vieni qua, perché altrimenti Eric ammazza il prigioniero. Devo tornare da Ron. Lo stavo curando! È l'urlo da chilometri. Lo ricevo risposta dai loro. Dio bestia. No, ho detto il bruto. È tedesco. Il bruto in tedesco, sono esatto. Inattaccabile. Ok, allora. Si è chiaro. Credo che una bella censurina. Sì, era marsigliese. Non l'avevi detto Ortobio prima. Infatti, anche quello. Ok. Sto scatenando mostri. Io vado, non penso che tornerà per farlo a pezzettini e metterlo nell'alcol. E senti, io in un'altra stanza sto... Sei il frullatore. Niente, scusa, ti lascio continuare. Io poggio il ditino sull'intercom e dico... Chiunque mi abbia chiuso qua dentro farebbe meglio ad aprire subito la porta. E per subito intendo subito. Non ho intenzione di far male a nessuno e nessuno di voi dovrebbe morire. Però se mi chiudete qua dentro ve la state cercando. Quindi adesso aprite questa porta e poi ognuno sarà libero di andarsene con le proprie gambe. Oppure mi lasciate chiuso qui dentro e io non posso rispondere delle mie azioni. E uso... il potere del messaggero che mi fa avere un successo automatico su una prova di manipolazione. Ma il messaggio va nell'intercom? Beh, boh, noi non sentiamo niente. Beh, il suo lo l'intercom sentiamo... dell'altra nave. L'intercom, lo so, l'intercom è dell'altra nave, quindi sulla vostra non arriva. Ma immagino che essendo collegate ci sarà qualcosa, no? Non c'è collegamento. No, ha fatto lei data Ginny per provare. Non è un cartone animato giapponese con i robottoni che si sentono tutti. No, e poi nessuno ha aperto un canale, quindi la nave fin dal primo attacco non ha mai aperto un canale. Allora, il talento del messaggero dice: puoi farti obbedire da qualcuno attraverso parole e azioni senza dover tirare un test di manipolazione. Può essere usato su NPC e PC. La richiesta deve essere ragionevole, non puoi forzare una persona a agire completamente contro il proprio interesse. Sì, senti, però prendi, senti nell'intercom, prendi le tue gambine e vattene sull'altra nave, perché sinceramente non vorrei gassarvi tutti, non è il nostro stile. Non è neanche il nostro stile, onestamente sto iniziando però a perdere la pazienza. Beh, noi non vorremmo perdere la vita, visto che ci volete passare a fil di spada. Nessuno vuole passarvi a fil di spada. Diavolo, quell'uomo all'infermeria mi ha detto l'opposto. Il dottore. Quello... non è neanche il dottore. Quello è sicuramente il nostro pilota, che purtroppo beve molto, spesso. Non depone a vostro favore questo... Ma non è lui a decidere che cosa ne sarà di voi, né tantomeno che cosa ne è di noi. È solo un pazzo che non sa come altro sfogarsi. È tutto chiacchiere e distintivo. Ok, vedrò di fidarmi di quello che mi dici. Piuttosto, odio parlare con qualcuno senza guardarlo negli occhi, quindi io lascio la spada qua per terra. E tu scendi a parlare con me un secondo. Ho una proposta da fare a tutto il vostro equipaggio. Che può essere vantaggiosa per entrambi. Tu hai portato tutti in infermeria? I due che... E li ha curati? Sì. I due, ok. Li ha curati per poi passare al fil di spada. Quando meno se lo aspettano. Col fodero. Perché un sadico col fodero. Comunque noi siamo arrivati per minacce. Se noi dobbiamo sparare li facciamo fuori. Non è un problema, ricordatelo. Tanto meno per zero. Aspetti un paio di minuti e scende il mozzo che avevate prima tirato nella vostra nave, che avevi trovato nel corridoio di collegamento. Mi sembra che la situazione sia diventata parecchio tesa tra noi. Noi vi abbiamo salvato
soccorso nonostante voi ci abbiate sparato addosso per primi. Vi abbiamo salvato dal vostro capitano impazzito e abbiamo tutte le intenzioni di ridarvi la vostra nave. Questo però, diciamo che ogni gesto di buona volontà deve essere ripagato con un altro gesto di buona volontà. Noi stordiremo il nostro pilota in modo da potervi restituire parte del del carico che vi abbiamo. E questa non è deception perché è successo più volte. Sì, sì, è esatto. Era prassi di solito. E vi lasceremo andare per la vostra strada. È nell'handbook di bordo. Prima di parlare con qualsiasi persona e contrattare e stordire il pilota, poi... L'unica cosa che chiediamo in cambio è di sostituire il vostro trasmettitore con il nostro trasmettitore. Beh, per quel che mi riguarda, ok. Perfetto. Tanto questa nave senza capitano, chi mi paga ora? Beh, avrete i soldi del mezzo carico che vi restituiamo da vendere. Sono stato a vendere la nave. Il debito ce l'avrà il capitano. Questi non sono onestamente problemi miei. Beh, neanche miei, sinceramente. Io voglio solo ritornare sul culo, col culo per terra sul pianeta più vicino. No, perfetto. E lo farete con un trasmettitore che non è il vostro. E a pieni polmoni faccio... Samad! Arrivo, arrivo! Mi stavo già avvicinando. Beh, non ho fatto nulla per... Lui ha ancora l'exotuta con la radio interna per parlare sull'altra nave. Allora io esco, lascio un attimo lì le cose come stanno. E Samad non è con te. No, lascio il talismano, okay. Tutto quanto, a metà più o meno, poi lo continuerò. Sì. E vado anch'io. Ok. Sento lui strillare, sento che strilla Samad, considerando che per me lui e Samad erano insieme, perché ovviamente non si lascia in una nave nemica una persona da sola. Quando e raggiungo parkour! C'è la gravità adesso. Parkour, per arrivare più veloce. Mi devo allenare poi, cioè. Certo. Beh, io arrivo. Ho spiegato la nostra proposta al mozzo. Nuovo capitano, forse, non lo so. Probabilmente il pilota sarà il nuovo capitano. Lui è lì con te. Parkour! Per quello che ho fatto così. Perché non mi devo allenare? Sbatto di nuovo la faccia prima di andare... Mi rialzo, mi spolvero il come vestito. Come i gatti quando cadono. Mi rialzo, mi spolvero il vestito, mi guardo intorno e poi vado a piedi verso la nave. Vuoi ritirare? No. Pistolinata comunque, altre pistolinate. Fioccano in questa campagna, fioccano. Lo scambio di trasmettitore non è un problema. Perfetto. Come eravamo d'accordo, gli ho anche proposto di lasciargli metà del carico. Sì. Ma l'hai lasciato molto nella nave da solo? Eh? L'hai lasciato nella nave nemica da solo? Non è una nave nemica, ci siamo accordati. Beh sì, comunque avrebbero potuto ucciderti, poteva tornare quella cosa. A, non esiste nessuna cosa. B, li hai visti? C, anche tu mi hai lasciato da solo. Ricordati sempre, no, non eri da solo. Eri con il pilota, eri con Ron, l'operatore dei sensori sono in fermeria. Beh sì, ancora. Ma c'era della roba da fare qua. Ricordati sempre il buddy system. Non dimenticarlo mai. Mai fare le cose da soli, almeno in due. Ci vuole sempre un testimone. Non fartelo ricordare un'altra volta. A proposito di testimone, come ti stavo chiedendo prima, abbiamo una persona sulla nave debilitata e si sta curando. Eric stava cercando di ucciderla. Potresti evitare, per favore, che accada? No, dopo che hai lasciato Ron da solo, adesso non vi lascio. Zero, per favore. Beh, facciamola veloce. Tu hai detto che è concluso l'accordo, vero? Spostiamo queste casse. Prendiamoci il trasmettitore. Oddio, che accordo? Lasciamo la loro vita. E la nave. E il nostro trasmettitore. Ah, ok. Come il nostro trasmettitore? Ci danno il loro. Noi prendiamo il loro trasmettitore. Noi dobbiamo fare una fermata in meno e loro possono continuare per la loro strada. E guardo direttamente il tizio che c'è lì. E cosa ci assicura che non spargano la voce che loro hanno il nostro trasmettitore e noi il loro e quindi ci possano tracciare lo stesso? Beh, intanto ci danno comunque un vantaggio. Ma non hanno motivo di farlo. Ci hanno sparato addosso. No, io no. Beh, hai visto che cosa è successo al loro capitano? Non hanno cattive intenzioni contro di
cioè verso di noi, non hanno nessuna intenzione verso di noi. Guardalo, gli dico, gli metto la mano in faccia, guardalo, questa è l'intenzione di tornare a casa, dimenticarsi di tutta questa faccenda. Io sono un povero lavoratore. Dalla sua faccia mi immagino che chiunque lo appiccichi a un muro potrebbe farsi dare l'informazione che noi abbiamo il loro trasmettitore. E con ciò? Potrebbero tracciarci come se non avessimo fatto mai lo scambio. Ma intanto noi avremo giorni e giorni di vantaggio. Beh, scusate, ma ho visto, forse è un'idea stupida, ma la nave non è nostra. Prendete il trasmettitore e fatelo esplodere. E voi? Cioè, vi lasciamo giù. Giù dove? E su Gina? Beh, poi io parlo a semplice mozzo, bisogna sentire gli altri due se sono d'accordo. Ma... può essere un'alternativa. Erano comunque sul libro Panaga del capitano, la nave era del capitano. Speravo di liberarmi di un po' di quell'alcol che ci stiamo portando dietro. Beh, basta lasciarlo nella nave. E farlo esplodere. Beh, Eric non sa di questo scambio, gli diciamo che li abbiamo lasciati andare con metà del carico. Beh, ma allora dovranno essere nella nostra nave quando facciamo esplodere questa. Non la facciamo esplodere, perché farla esplodere? La vendiamo. No, a questo punto ha molto più senso farla esplodere e far credere che noi siamo morti. Una nave venduta con un radiofaro che non è il suo. Quindi la vogliamo far esplodere con il nostro radiofaro? Esatto. Beh, no, scusate, così potrebbero rischiare di trovare altri pezzi di radiofaro. Perché non li tenete entrambi? Sì, ma troveranno il nostro pezzo di radiofaro. Esatto. Perché a quel punto se li teniamo entrambi non ha senso far esplodere la nave, quindi venderla. No, è come preferite. No, no, beh, ma ha senso farla esplodere con il nostro radiofaro. Magari mettendolo in una posizione che rimanga un po' intatto. Anzi, lo facciamo esplodere la nave e lasciamo il radiofaro un po' scheggiato. Esatto, a quello ci penso io. Rigato con le fiabe. Già che lo stiamo facendo. Tu che sei il più esperto, esatto, non possiamo saccheggiare qualcosa qui per noi? Assolutamente sì. Esatto. Anche se ci volessero giorni. Beh, esatto. Vi conviene se magari riparate la vostra nave prima, perché non mi sembra messa molto bene. Esatto. Meglio della vostra. Comunque sì, le ripareremo anche la nostra. È il momento perfetto, signore, per fare delle migliorie strutturali. E prendere dei pezzi. Le cabine di lusso. No, le cabine una di lusso. Una cabina di lusso. Non ci stanno. Ma perché non ci stanno ancora? Dobbiamo riparare la nave. Abbiamo la possibilità. Spostiamo una paratia. Ma non possiamo aggiungere una paratia. Ma noi abbiamo 4 cabine che non usiamo. No, le usiamo tutte. No. Sì, quasi. Una, due, tre ne usiamo. Possiamo fare tipo l'hangar più piccolo. Cioè, dovremmo rinunciare alla navetta. Beh, allo shuttle. Non possiamo rinunciare. Non possiamo rinunciare alla Kajar, appena avuto un nome. D'accordo, va bene. Una delle. La Kajar? L'abbiamo chiamata? Kajar. Kajar. Uno, due, tre, quattro. E lo sappiamo. Potremmo trasformare una delle cabine in una cabina di lusso. Con una delle. Non ci stanno. Una cabina di lusso è almeno 3 volte una cabina. Potremmo rinunciare all'autocamp. No. E quindi dormiresti nella cabina di lusso fuori dalla scocca della nave. Se vuoi la teniamo attaccata con un cavo di metallo e tu stai una roulotte di lusso. Che bello, si può fare finché non entriamo in un pianeta e il cavo viene distrutto. In quarantena per tutti i viaggi, bello. E tu probabilmente muori. Vai, sapete una cosa? Noi abbiamo intenzione di prendere tutti i pezzi che si possono prendere da questa nave. Non è la mia nave, torno a dire. Ma voi adesso sarete abbandonati su un pianeta che non conoscete. Quindi se ci date una mano, alcuni di quei pezzi li potremmo vendere e darvi la vostra parte. Va bene, signore. Dai, d'accordo. E allora cosa stai facendo ancora qui? C'è da smontare un sacco di roba? Sì, signore. Avete delle exotute? Sì. Mi puoi dare una mano? Sì, certo. Se hanno delle exotute, quelle potrebbero fare comodo una volta che le abbiamo riportate su Gina, perché ne abbiamo soltanto una e non sappiamo quando potremmo doverci trovare. Sì, intanto le usiamo per riparare la nave, così ci mettiamo di meno. Oh, assolutamente sì. Boh, sapete cosa? Io vado a evitare che Eric ammazzi il poveraccio, così quando si alza ci dà una mano. Vi dà una mano. Se trovi la stangan di Eric, usala su Eric. Io torno subito. Io vado dove c'è. Loro non hanno la cappella, vero? No, hanno la cappella di lusso. Hanno tutto di lusso. Allora io non me ne intendo tanto. Riesco a trovare l'ona? Ci sono le icone così. Le chiedo se mi dà una mano a collegare gli intercom della nave, che sarà l'ultimo pezzo che smontiamo. Gli intercom della nave? Tra le due navi. Di creare un ponte di collegamento? Mm-hmm. Ti dice che deve andare sulla sua nave e aprire il ponte di collegamento. Sì, lo sai che io non so farlo. Mi dai una mano? Devo andare fisicamente sul pannello dell'altra nave.
Guarda, ci penso io, non ti preoccupare. Ok, fammi sapere quando è fatto. Va bene. Il più velocemente possibile, Ron. Non vorrei lasciarlo da solo su quella nave. Va bene, va bene. E infatti, non sarai, non sarò solo su questa nave, sarò fuori da questa nave. Io torno. Dove gli intercom non servono. Io torno perché non si sente lo spazio. All'altare e faccio, finisco le mie cose. Eric, ascolta le voci dell'intercom che ci dicono di, che ci esortano a non fare genocidi. Io in questo momento sono già addormentato sulla mia poltrona reclinabile, completamente ubriaco, ma ancora nel mio fantastico camice bianco. Sei il dottor Ufra. Esatto. Io arrivo di fianco a te con l'intenzione di cercare di trovare un modo per stordirti, ti vedo così, arretro con il passo... Ti colpisco lo stesso con la stanga. No, no, arretro con il passo del, come si dice, del crostaceo. Detto. E chiedo ad Al di suonare una ninna nanna. No, esatto, di suonare una ninna nanna e disattivare la gravità artificiale nell'hangar, se si può fare, perché visto che queste casse peseranno una madonna, la può diminuire. Diminuire la può portare a 0-1 e così perfetto sollevarle sempre. Però ti ci vuole l'exoduta con i cosi con gli stivali magnetici che non abbiamo. Ah merda, è vero, niente, come non deve. Vabbè, ti può diminuire la gravità della metà, pesano la metà. Certo. Lascia fare. Vero. E appena questo qua si è ripreso un attimo, gli dico, senti, abbiamo fatto un accordo ottimo, vi riportiamo su... Gina. Vi riportiamo su Gina. Ma signore, non parli solamente sempre con me mentre si sta vestendo? No, io sto parlando a quello che ho appena salvato dal corridoio. Ok, quindi sei tornato in infermeria. Sì. Gli spiego. Che accordo? Ok. Sì, sarà duro trovarsi un altro lavoro, ma... Beh, non è una cosa impossibile. Meglio dell'opzione 2, avrete un minimo di gruzzolo. Oh, sì. In quella flebo dovrebbe esserci tipo del vino. Sì, lascia stare. Se dagli una sorsata, così hai una bella botta di come si dice, di energia, e magari ti scaldi e poi scaldi i muscoli aiutandomi a spostare qualche cassa. Va bene. Perfetto. Strano modo di conservare l'alcol, però. Sì, è una tecnica di famiglia. E quest'ago? Ah, ecco perché ho il braccetto che... No, quello magari mentre ti portavo qui. Dici così. Ma sono strani, sono proprio a forma di. Non lo so. Non lo so, dai, dammi. La vedo imbarazzato, capitano, meglio non chiedere. Esatto, lasciamo perdere. Ma dove le avete trovate quelle cabine di lusso sulla nave? Che ne so, lo sapeva il capitano. Cazzo. Noi lavoravamo per lui. Ho già messo delle microcariche nelle cabine di lusso. Questa versione non la capisco. Chiedilo alla testa del capitano. Esatto. Tu potresti starci parlando con la testa del capitano. Può darsi. Testa del capitano. Cerco di fare il meno rumore possibile e spostare più casse possibile. Cioè, più casse possibile, no, perché poi magari un po' le vendiamo anche. Però ho l'impressione che sarà molto difficile. Più casse possibile. Cioè, svuoti l'hangar loro per portarle nell'hangar vostro? No, il contrario. Il contrario, io voglio eliminare l'alcol dalla nave. Sei proprio sicuro? Una buona parte, cioè tipo gli lascio una delle... Ci serve per far bruciare meglio la nave. Mi tiri empatia, per favore, Gianni, per sapere se sposto l'alcol, se è la percezione dell'alcol. Ah, è proprio un superpotere. Hai anche un senso alcol. Uno. Sì, ma questo infamato dovrebbe costarti almeno un dark point, eh. Tieni. Uno. Se faccio un successo, mi raccolo. Ma perché? Sei onnipotente. E non posso neanche dire niente perché ha speso il dark point. Quindi è ufficiale. Il miglior dark point. Io mi tiro su all'improvviso proprio dritto, così. Sentite il rumore. Prendo la rincorsa fuori. Porca miseria. Sono ancora intatta? Sì, intatta. Allora, io
Io sento questo, questi... No, senti solo un rinoceronte che sta scendendo le scale. Ok, senti nel tuo intercom, aiuto, sveglio. Io sono fuori dalla nave. Aiutami! Zero è pronto a scattare quando sente questa cosa, poi connette che sta parlando di Eric e torna a fare talisman. Senti nell'intercom la mia voce spaventata come non l'hai mai sentita neanche quando abbiamo sfidato lo spirito. Ma sento i passi di Eric che corre. Esatto. E ti dico... Zero, dobbiamo togliere l'alcol da Eric, dobbiamo liberare Eric dall'alcol. Sta per succedere qualcosa di molto pericoloso, sta venendo qui. Aiutami. Ti sento male. Ho detto aiutami. La trasmissione... Signore, si ancori forte. Oh, oh, bomba. Come si dice, trovo qualcosa con cui legarmi. Ok. A una paratia, a uno scorrimano. Okay. Un corrimano, quello è lo scorrimano. Vai, allora. Ok, fai una prova di dexterità. Ok. Cioè dexterity? Sì, sì, ho agility in realtà. Dexterity no, c'ho cazzo. Dexterity. Agility. Dati in più 3 che sei nell'hangar. Un successo. Ok. Riesci a ancorarti a qualcosa mentre Al depressurizza l'hangar, quindi tutto l'alcol viene sparato. E tu senti l'aria che sta andando via dalla nave. No, io vedo proprio le casse che cominciano a scorrere fuori. Inizia a cantare come la canzone di Fiever quando canta la luna. Ed il gunner che ci stava aiutando a pesare, ma che cazzo è che ha preso? Ha aperto l'hangar! Reggiti, sarebbe stato più pericoloso in un altro modo. Chiude subito e ripressurizza l'hangar. Grazie. Signore, non l'ho fatto per lei, l'ho fatto per il mio sistema di rifiuti interno. Non avrei gestito tutta quella roba. Sì, però adesso devi fare gli stock di antigelo perché se lo beve tutto. Io urlo Al come il capitano Kirk urla Khan. Al! Sì, signore? Crepa! Per cosa, signore? Se non ti preoccupare, lo saprei molto presto. Ma non sono stato io, signore. È stato Samantha. Intelligenza traditrice. Sì, ho appena attivato l'intelligenza eccentrica. Ah, perché si sta parando il culo scaricando sotto te. Signore, io ho dovuto seguire gli ordini di Samad. Il capitano Samad. Gli ordini di... Vabbè, del capitano Samad. Io allora glielo dico proprio io, nell'intergo. Il capitano Samad si trova nell'hangar, signore. Io sono lì davanti allo blò. Con le lacrime di alcol, esatto. Basta, mi sono piantato in lacrime, sono retrocesso allo stato fetale e sono lì che piango mentre vedo queste cazze di roba che fluttuano nell'iperspazio. Signor Eric, se vuole scaldo i motori della navetta. Fanculo. Può andarli a recuperare. Fanculo. Però la navetta. No. Vado nella navetta. No. Grazie Al. Mi hai dato un nuovo obiettivo. E ciao cabina armadio. Cabina armadio di lusso. Perché? Io sto cercando solo di fare il bene di tutti noi. Perché il mio stile di vita ne deve risentire. Bene. Bene. Io sei fuori a riparare, esatto, i danni della nave. Esatto. Quindi devi fare un tiro di technology. Mentre delle casse ti fluttuano attorno. Mentre delle casse, volando verso Gina. Esatto. Lui dà una mano a me o fa un tiro? Lui dà una mano a te, quindi aggiungi pure due dadi. Chi dà una mano a chi? Mazzo. Già, è vero che tu hai, siete fuori in due. Bella merda. Bene. Ho tirato 9 dadi, ho fatto 7 e 1. Dai, questo sistema bello. Spingo. No. Sì. Ah, sì.
Un successo. Due. Ah, quello non lo vedevo perché era dietro il tablet. Ok. Dove cavolo l'ho scritto? Dove si, come si ripara la nave? Ah, tra l'altro il service station mi dava dei dadi aggiuntivi. Sì, assolutamente ah, sì. Ah, sì, giusto. Gli altri due dadi. Vai che forse scatta il critico. Li tiri due volte? No. Questa era la prima volta e poi li avrei ritirati e non avrei... Un cazzo. Tiro un D6. 4. Okay. 4 ore ripari tutta la nave. 4 ore? Ne coglioni. Quindi uno l'ho fatto. No, gli servono 4 ore per riparare la nave. Ah, okay. Se volete fare altro nelle 2 ore, uno l'hai fatto e inizio un altro. Ok. 6 ore quest'altro, quindi ci vorrà un po'. Io in realtà voglio andare a parlare, cioè nel senso voglio intrattenere qualche conversazione con queste persone che ci stavano seguendo. Capire da, cioè voglio cercare di ricostruire il momento in cui il capitano ha cominciato a comportarsi in modo strano. Cioè voglio cercare di farmi spiegare quando hanno... dove stavano navigando, cioè se si ricordano in che posto è successo, quanto tempo fa. Allora, loro tutti ti danno la stessa versione. Sì. Che immagino che ormai dopo trascorse le ore aspettando la riparazione, esatto, loro si sono ripresi. Sì, abbiamo detto qualcosa. La loro nave che era meno danneggiata della vostra. Beh, oddio. Meno. La loro avevo subito solo 3 su 6 perché poi gli avevate buttato giù l'energia. Sì, non c'era, non gli funzionava più l'energia, però. Sì, gli abbiamo offerto i sistemi. E solo i sistemi di appena riavvii il reattore si riparano. Gli hai, esatto. In queste maniere. Scusate, no, perché sennò. Ti racconto tutti la stessa versione, ossia che il capitano era normalissimo quando erano alla stazione di Coriolis. Dovevano recuperare il carico usuale della loro rotta commerciale che li portava sempre su Gina alla luna mineraria dove era stato creato il resort casino. Esatto. Quindi rifornivano praticamente il resort della luna. Il primo arrivo sul Coriolis è stato normale, avevano un giorno di licenza, quindi è rimasto solo il mozzo sulla nave. E poi il capitano i giorni successivi ha fatto le compravendite dei prodotti poi da rivendere sul pianeta. Quando è tornato l'hanno visto un po' taciturno, quasi lunatico, ma che dire, cioè era il capitano, lui, loro erano lì pagati per lavorare per lui, certo. Se dava un ordine andava eseguito. Diciamo che quando si è messo a sparare di sua iniziativa sulla vostra nave, lì hanno un po' cominciato a cagarsi sotto e si stavano ribellando perché non volevano certo iniziare una sparatoria iniziata da loro e si ricordano di aver sentito un gran freddo e di essere svenuti. Aveva famiglia il capitano? Che loro sappiano, no. Non hanno mai parlato dei loro problemi personali, della famiglia. È possibile che in quei giorni di licenza che concedevano sempre su Coriolis avesse una famiglia lì, in città. Vabbè. Basta. Per il resto io passo il tempo a, come si dice, in una maniera molto drammatica, ad attardarmi nelle cabine di lusso e tipo, a sfiorarne i drappi eccezionali. A pensare che tutto questo a breve sarà distrutto e mi scende una lacrima e mi sento vicino a Eric. C'è una bellissima cabina armadio che puoi portare via. La cabina armadio, posso portarla via? La porto via. Mi trovi qualcuno che te la smonta, però non credo che tu sia il fenomenale in Ikea. No, io pensavo l'interno, cioè quello che c'era dentro la cabina armadio, la skill Ikea. Ma io ce l'ho la cabina armadio, devo portare dietro, cioè devo solo i vestiti. Esatto, tutti i drappi. Pensavo tutta la cabina per avere un'altra, visto che l'altra ormai è contaminata. Ma io non lo so, perché l'ultima volta l'ha pulita lui. No, come sempre, tutto il legno imbarcato perché l'ha pulito con l'idropulitrice. Oh, meglio l'idropulitrice che... Meglio il legno imbarcato che... Infatti io che sottile strato di cobalto. Devo veramente chiederti cosa trovo quando arrivo. È meglio di no. T-
Tu sei già... esatto, non respirare però troppo profondamente perché... In realtà no, adesso faccio la fa... voglio vedere se riesco, voglio uscire con lo shuttle. Ok. No. Zero, spara coi cannoni alle casse. Presto. Se me lo dite. Tu esci con la navetta. Sì, sì, io esco con la navetta. Bello. No, sotto il divano. Lo recupereremo. Prendo io. No, un successo, non importa. Vedi che tu sei uscito con la nave e la nave sta cominciando a caricare il cannone e ha sparato sulla prima calza. Io ormai tanto sono addolorato per la perdita, quindi assisto a questo spettacolo riprovevole. Pirotecnico anche. Esatto. Che cazzo è finito? È finito nell'iperspazio. È incastrato probabilmente. Sotto il divano non si può sentire lo spazio. Non c'è spazio sotto. Non c'è spazio. È per quello che non si può sentire. Niente, rimarrai per sempre. È stato bello avere il dato. Scusate, ma adesso non è. Io non guardo verso lo schermo, però. Basta sollevarlo. Comunque. Lui comincia, la nave comincia a sparare e vedete delle esplosioni variopinte di ioni e coriolone e fanno bellissime nuvole spaziali. Alla, cosa stai sparando? Alle casse come da ordini, signore. Le casse? Sì, signore. Che il capitano Samardo ha fatto espellere le casse di alcol. Ah, ok, continua. Io ormai sono... E la tua parola contro quella di... Peccato che arrivo... Con tutti i vestiti e non c'è la novità. La Kajar. Al? Sì, signore. Dov'è la navetta? La navetta è stata presa dal signor Eric. Non ha dichiarato il piano di volo, signore. E gliel'hai lasciato fare? Signore, io obbedisco ai vostri ordini. Metto giù i vestiti. Ma li metti giù buttandoli a terra, li metti giù piegandoli per bene. Esatto, metto giù il più gentilmente possibile, però comunque. E poi Al apre il portellone e spegne anche quelli. E gli spara. Non ci ho pensato, cioè li ho posati perché sono scioccato e vado nella cabina di. Cioè, nel senso, nella sala di comando. C'è un ponte di comunicazione fra la Kajar e il. Sta aprendo un canale e che lui risponda, però. Cioè, vedi una richiesta di comunicazione da là. Sì? Eric? Sì? Cosa ci fai nello spazio con la mia stanza? Sto equilibrando i sistemi. Cosa significherebbe tutto questo? Oh, adesso vedrai, capitano Samad. Sigillo la cabina di pilotaggio dello shuttle. Apro il portellone del bravo, no. E faccio uscire tutta la sua roba per gravità. E tu non lo provi? Standa, pantalone, sì. Una proiettata. La pashmina da 750 birra. Senti, dall'intercom, come se fosse Darth Vader. No. Sente un secondo la voce, bambini, basta giocare. Te ne pentirai amaramente. Anche tu, questo è solo l'inizio. Mettetevi nei panni di me e il mozzo che siamo fuori a lavorare. Le poi la navetta. Poi delle mutande quadri di seta, meravigliose, che si sono congelate. Vedi il mozzo che gli dice, faccio un paio di mutande. Ma è normale. Purtroppo sì. Ah. Siete un equipaggio divertente. Non è la parola che avrei usato io. Per fortuna scendi qua. Quasi quasi resto con loro. Ci servivano quelle cose per parlamentare, per avere un'immagine rispettabile di fronte agli occhi del mondo. Ci servivano quelle cose. Erano le mie cose. Erano le mie casse. Se è vero ma giusto. Beh, almeno ancora. Se era un bip, se vero ma giusto. Esatto. Rientro. E vedi che intanto Al, mentre tu rientri, ha sparato all'armadio. Perché per lui era una cassa. Oh, no. L'armadio con la tua collezione di cani. Che erano tutte... Tutte, cioè avevano le iniziali. Tutte ricavate. Stanno bruciando tutte nell'unione.
E io apro. Beep. Beh, c'è più spazio per l'exotute adesso. Beep. Quindi Ron, adesso possiamo smontare anche la parte, quella del motore, se abbiamo più spazio. Forse ci sta. Beh, dei pezzi di ricambio da portarci dietro sicuramente ci fanno comodo. E allora perché non possiamo prendere le cabine di lusso? Anche perché Samardo occupava un sacco di spazio con tutta la sua roba. Perché le cabine di lusso non ci aiutano nel caso si spacca il motore. Il motore sì. Ma ci aiutano se arriva un dignitario. E perché parli di me nel passato? Non dovresti essere il mio guardia del corpo, cazzo! Sì. Penso di fatti che dovresti allontanarti da queste futilità quali 150 vestiti differenti. Tu sai che io ho un completo che uso lo stesso da 30 anni. C'ho 6 versioni diverse, ma uso lo stesso. Poverino. Beh, scusa, se ti gettassero nello spazio tipo le icone? In quel caso si usa un tappeto. Beh, se gettassero nello spazio le icone, ci penseranno le icone a punire l'eretico. Beep. Non credo che i tuoi vestiti possano punire qualcuno, se non chi li guarda. Non credo, ma che punire sia... sì. Non credo che sia divertente parlare con te. Viro, beep. Ho fatto il collegamento. Vado nelle mie cabine. Vado nelle cabine di lusso dell'altra nave. No, no, te l'ho riportata la navetta. Ma è vuota! C'è soltanto uno scheletro! Non c'è più niente lì dentro! E anche... E rientrando... Le cose che avevi appeso ai muri, sì. Sì, ma hai proiettato nello quale spazio... Quali cose appese? Ma cosa? Se c'erano dei quadri sono partiti. Erano ancorati bene. Non puoi abitare alle paratie di metallo. L'armadio Ikea, tipo. Come non c'è cose per attaccare al muro? Sì, ma col Batafix, tipo, cioè. Comunque, giustamente una voce nell'intercom dice: per fortuna che questa all'inizio sembrava una campagna seria, ma nessuno ci aveva creduto davvero. Ron e Zero sono seri. Ma che cazzo di... avete alimentato tutta questa cosa? Oggi... Ma non ci posso fare niente, gli ho fatto tirare un dado e ha fatto un successo, cazzo. E ha speso un Dark Point, quindi è assolutamente recito. Non per questo meno intenzionale. Non importa. Beh... Era lecito per Eric buttarvi una tonnellata d'acqua che qualcosa. In effetti. Io... Beh, comunque ho i vestiti che ho preso dall'altra. No, li hai appoggiati per terra nell'hangar. Oh no! Hai aperto l'hangar. Sono andati. Ti ho dato l'assist perché volevo che sottolineassi questo aspetto. Sì, perché rientrando... E adesso io ho un vestito. Quello sì, che hai addosso. Quello che hai addosso. Io guardo verso singolarmente tutte le icone, sospiro davanti a ognuna e poi continuo con il mio lavoro. Bene. Quindi smontiamo queste 6 ore, paratie, pezzi di ricambio. Gli scudi. Tira un D6. D6 netto, dimmi che numero fai. Due pezzi di ricambio ordinari. Che segnerò qua. Fatto un altro. E una testa. Che i pezzi di ricambio ordinari servono per riparare la nave durante le operazioni. Mm-hmm. Tira un altro di 6. Questo diviso 2. Già diviso. Due pezzi di ricambio straordinari. Questi servono per riparare le critiche subite dalla nave. Buono. Molto buono. Sempre saccheggiare le cose. Io ne ho fatti 2, vado da Samad. Non saranno certamente potenti come quelli di Lona, ma dovrebbero funzionare anche questi. E gli do i miei, sono dei teschietti, mm-hmm, quasi tipo fatti con delle pietre, tipo belle rigate, lucidate, quindi quasi trasparenti, però sono dei piccoli teschi fatti non di gemme, di ossidiana, di pietra, ok. Cioè, nelle ultime 4 ore hai fatto... Interessante. Sì, fuori dal gioco i miei funzionano. Lo so, però... Io non lo so. Quando una situazione è difficile, prega il senza volto e ti aiuterà. Ne avrei fatto anche uno per Ron, ma Ron non ci crederebbe mai. Non posso prendere, sarei perso senza di lui. Grazie. Me lo metto in tasca. E uno me lo tengo io. Quando vuoi, quando usi una skill, prima di tirare puoi dire uso il talismano, si consuma e c'è un dado in più. Mentre il mozzo ti ha aiutato, dopo si toglie l'esotura, ve la rende e va dal capitano Samad. Ok. E dovremmo aver finito di aver caricato tutto. Mm-hmm. Dall'altra nave dobbiamo solo smontare il trasmettitore, ma quello esula dalle mie competenze.
non so come smontare un trasmettitore. Aiutate Ron, fate quello che vi dice, dopodiché potremo andarcene da qui. Va bene. Era più il capitano, il tecnico della nave, perché era lui che la riparava, quindi... Beh, Ron ha tutte le competenze necessarie. Va bene. E il capitano non ha più quelle competenze. Una domanda, io ho un po' di difficoltà più che altro a trovare lavoro. Mm-hmm. E la vostra nave è così grande, non è che avreste bisogno nell'hangar... La tua specializzazione sarebbe, hai detto? Tengo pulita le navi, io. Mi do una pacca sulla spalla e vado verso la talisman. Io gli metto una mano sulla spalla, faccio: credo che preferiresti morire. E me ne vado anch'io. No, sinceramente, ecco, Gina non è un gran bel posto. Posso rimanere con voi finché non tornate in un porto? Non ti possiamo offrire molto, ma se è vita e alloggio mi accontento. Io faccio un sorriso tipo alla fine di Arancia Meccanica. L'importante in questi... Da dove vengo io, l'ospitalità è un valore importante, quindi per quanto mi riguarda. Sì, ma quale sarà il nostro prossimo attracco oltre GA? Ah, non lo sappiamo. Beh, di certo non cambieremo la nostra strada per... No, no, non chiedo così tanto, è che Gina è un posto spiacevole, diciamo, se scendi nella parte mineraria, spiacevole se sei povero nella parte della luna. Beh, quando ti sei imbarcato con l'altro capitano, cosa, che intenzioni avevi, cosa pensavi per il tuo futuro? Lavoravo su questa nave che faceva sempre porto sulla stazione di Coriolis, quindi... Per me può decidere Samadhi. Era tornare a casa. Una sola cosa prima che tu, anche tu, prenda questa decisione. Sì? Sappi che non è la prima e non sarà l'ultima, e ci capita spesso che qualcuno ci spari addosso. Beh, è il rischio di... Cerco di impedirlo. È il rischio di... Ah, allora fa manipulation. Andiamo bene, Anna. Bella roba. Buon successo. Sì. Non per fargli cambiare completamente idea, ma per fargli capire che sono molto serio sulla cosa. Se serve so sparare, credo. Diciamo che va bene. Diciamo che non siamo, cioè ci è capitato e ci capiterà ancora di trovarci in situazioni simili. Come hai visto, l'abbiamo gestita con una certa abilità. Però immaginati di essere vicino al pericolo. Se finora ti è suonato strano che il capitano dicesse: attacchiamo quella nave, beh, è possibile che ricapiterà, per motivi legittimi. Però signore, io starò nell'hangar o dovunque vi vogliate, quindi non starò certo stare molto attento al nostro pilota. Già. Considera che lui ha detto che pulisci, lui è l'unica causa di sporcizia su questa nave. Forse so come farmi voler bene dal pilota. Un'ultima cosa. Mi metto un esplosivo nell'orecchio. Ho parlato. Che ma come? Per saltare anche questo. Plus point. Avevo giusto un'altra carica. Un'ultima cosa. Ho parlato dei valori dell'ospitalità del paese, del posto da cui provengo. Questa è la nostra casa e ti stiamo dando ospitalità. Se violerai la fiducia che ti abbiamo dato, non ci saranno pericoli esterni. Digli che c'è un tappeto che lo aspetta. Il tappeto è proprio l'ultimo dei problemi. Ecco, diciamo che ti sto dando fiducia. Non la vuoi tradire. Fino a quando... Sì, signore, grazie. Perfetto. Si può continuare così. Tutto è meglio che rimanere su quel pianeta acido. Io lo minaccio di nuovo, usando Medicurgi. Capiterà solo questo. Perché io Robin non lo so, per raccontargli, dicendogli tipo una ferita allo stomaco può essere letale ma può farti soffrire per giorni. Qualcosa del genere, ovviamente io non lo so, però lui lo sa, quindi gli dice una cosa del genere. Quando lui lo so, però lui non lo sa. Cioè, Zero sa cosa è doloroso a lui. Una ferita mortale che però ci metti magari giorni per morire. Ah, ok, ok. E l'ha avuto per minacciarlo. Va bene. Una ferita al cervello? No, ti uccide subito. Riuscirò a ucciderti strappandoti soltanto le unghie dei pollici, ci metterò giorni. Che okay. Dolore.
Boom, a posto, niente, quindi va bene, lo ospitiamo e... Beh, Ron? Beh, intraprendente. Sì, infatti, mi sembra... Folle, ma intraprendente. Nessuno si offrirebbe di venire a pulire una nave con Eric. Dopo averlo conosciuto. Eric questa volta l'ha fatto troppo grosso. Beh, signore... In tutti i sensi, peraltro. Stare su Gina da... nelle mie condizioni è molto peggio. Posso capire quanto valeva più o meno il carico che lui di alcol ha buttato fuori? A rivenderlo? C'è qualcosa di simile a valutare? Beh... Fai una prova di valutare. Wits. No, survival. Capire il valore delle cose. No. Però quindi più quanto penso che possa valere per me? No, sicuramente qualcosa ci puoi guadagnare. 1000 birre? A vendere tutto il carico completo che però è stato incenerito. Che quindi, no, 10 no, no, che quindi vale praticamente 2 dei suoi vestiti. Sì, uno dei suoi vestiti. I vestiti non li erica sono un botto. Porca puttana. Più o meno quanto l'alcol che avete bruciato. Beh, mi avvio a smontare il comunicatore. Sì. E a smontare poi anche il nostro comunicatore. Il radiofaro. Il radiofaro. Sì, in che ordine? Prima stacco il loro. Ok. Vado da noi. Technology. Lo riattacco. Quindi noi il nostro lo autoalimentiamo e lo lasciamo lì. Qualcuno mi dà una mano? Sì. Beh, io no. Che cazzo ti do? Ti può dare una mano Ilona. E il mozzo. E il mozzo. È una mano fisica. Beh, spingo. Incredibile. Uno. È sufficiente. Meno male. Claudio ha bisogno della spinta per fare il suo successo. Ma perché io voglio aiutare il master a grazie, fare grazie. Le cose contro di noi. Torno sul talisman. Sì. Stacco il nostro. Mm-hmm. Attacco il loro. Appena provi a staccarlo ti parte una scossa elettrica. Signore, cosa sta facendo? Stiamo cambiando trasmettitore perché così la gente non ci sparerà addosso e non sparerà addosso neanche a te. Ma non era d'accordo. Assolutamente no. Ed era lì come... Sai che quel suono lo fa quando non capisce la domanda. Alexa, come fa lo squalo? No. Signore, ma cosa sta dicendo? No, è una cosa... Sparano comunque alla nave, non al radiofaro. Sì, se la vedono, ma dato che prima ci devono seguire per spararci addosso, se non ci stanno seguendo non ci sparano neanche addosso. Signore, ma io non voglio cambiare nome. Continuerai a chiamarti Al, non ti preoccupare. Ma il mio nome è Calypso. Mi è stato dato dai miei creatori. No, il tuo nome è Talisman. Avevamo ancora detto con zero. No. Il nome non è Talisman. Cos'è Talisman? Ilona. Calypso. Il tuo è un bellissimo nome. E noi continueremo a chiamarti Calypso perché resterai per sempre Calypso nei nostri cuori. Purtroppo, però, siamo in una situazione in cui la gente sa che Calypso è la nave su cui viaggiano delle persone a cui è il caso di sparare. Calypso è una grandissima nave, non potete cambiare il nome. Stiamo agendo sotto copertura, anche tu devi andare sotto copertura. Nessun problema. Quindi ti chiamerai Talisman per tutti gli altri d'ora in poi. Sotto controllo. Ma non c'è bisogno di cambiare il trasmettitore. Sì. Sì. No. Sì. Al, so che si possono perdere delle cose quando si va sotto copertura, ma è utile per tutto l'equipaggio. E soprattutto darà dispiacere a Eric perché non saprà più come chiamarti. E quindi potrai non rispondergli se ti chiama Calypso. Ah, ma io la chiamo sempre coglione. Fai poco il bastardo, te. Tu, sta zitta che sei complice di quell'altro cretino. Non sei mai... Non mi capisci più. Basta, il mio nome è Calypso. Non voglio cambiare nome.
Non potete cambiare tutte le volte e finiamo nella merda. Samad. Anche questo è un è il membro più ragionevole. Samad, indossa il tuo vestito migliore. Oh, scusa. E vado via. Beh, tecnicamente è il suo vestito migliore. È lui. Allora, posso prestarti uno dei miei? No, va bene così. Va bene. La taglia di Ron non va bene per te. Calypso Al, posso chiamarti Al? Sì, signore. Ora, gli altri non ci hanno pensato, però questo nome Talisman, che può sembrare tanto differente da Calypso, ha quella AL in mezzo che è fatta apposta, perché tu in questo modo rimarrai comunque Al. E di conseguenza non è un cambio così radicale, perché per noi sarai comunque la Calypso e per gli altri sarai comunque Al, che è comunque il diminutivo di Calypso. È un modo per essere più misteriosa e più interessante agli occhi dello spazio, perché a un certo punto loro ti chiameranno Al e loro ti diranno Ah, per Talisman, e tu gli potrai raccontare la storia di come mai invece in realtà dietro a quel nome c'è una storia che ti renderà la tua personalità molto più interessante da scoprire. Come ogni buona signora. Quanto si confonderà Eric? Come ogni... questo punto di sì, infatti per aiutarlo. No? Io sono pronto tipo con un secchio d'acqua sul computer. Ci ho pensato anch'io con la stargun puntata esatto. Sul... Davvero? No. Ok. Lo possiamo, far diventare il nostro piccolo inside joke? Se ci pensi. Ok, ti ne manipulation inside joke. Beh, gli do un aiuto. Sì, sì, un dado, sì. Allora. Un dado sul fatto che può dare fastidio a Eric. Almeno due. È una persona che sta aiutando. 9. Il mozzo a lui è fatto di due per smontare le cose. Perché non un 2, era un milione e il mozzo. Un successo. Due successi. Due. Davvero mi chiamerai sempre Al? Ma certo che ti chiamerò sempre Al. Sei la nostra Al. Io sono il tuo capitano. Però dovete smetterla di cambiarmi nome. Anche se mi lasciate sempre Al. Non succederà mai più. Io ho cambiato nome un sacco di volte comunque. Sì, beh, per motivi diversi. No, per gli stessi identici motivi. E ti arriva una scossettina elettrica nel braccio. Beh, direi che è fatta. Possiamo procedere così. Io adesso vado a viaggiare altrove. Vado con voce rotta. Oggi sono stati feriti solo i sentimenti, a differenza dell'altra volta. Però in ogni caso stiamo tutti un po' più male. Ok. Beh, tu Eric sicuramente. Sì. Anche Al. Mentre lui va a smontare i radiofari per fare il cambio, io vado a cercare nelle cabine di lusso se c'è qualcosa che si può saccheggiare, principalmente vestiti. Sì, qualcosa c'è. Non vestiti di altissimo rango. Ci sono dei bei vestiti. Beh, lui ha preso la cabina armadio di... della cabina di lusso. Della cabina di lusso. Ha svuotato la cabina armadio, della cabina... non la fisica cabina armadio. No, delle cose di lusso. Io provo a guardare nelle stanze del capitano, che erano quelle di lusso. Che è la cabina di lusso. Mica scemo il capitano. Puoi metterti l'exotuta e andare fuori a recuperare dei vestiti. No, li ha blastati Al. No, l'armadio solo ha blastato. Ah, giusto. E gli ultimi vestiti che sono usciti dall'hangar non... Allora io semplicemente, allora, visto che non trovo niente nella stanza del capitano, cerco nella stanza del capitano se ci sono doppi fondi, aperture strane, cose nascoste. Come si fa a cercare? Observation. Bravo. Observation. Bravo. Ottimo, questa è un'ottima idea. Proverò a usare il mio primo talismano. Lo prendo, prego il senza volto. E lo mangi. Parkour. E mi do un più uno. Parkour. Parkour. Spingo. Vai. Ale. Eccolo. Due successi. Bravo. Allora non era parkour. No, sto cercando accuratamente. Se cercavo facendo parkour fallivo. Trovi 700 birre nascosti dentro un sottofondo di un cassetto di una scrivania. Il diario. Prima di raccoglierli tutti. Il diario di bordo del personale del capitano. E vedi che c'è alcune foto ritratto insieme a una donna e a un bambino. Porca merda.
faccio esplodere col potere del senza volto. A me interessava se aveva il potere del senza volto è diventato delle piccole cariche di C4. È il potere del senza messe in giro, messe in giro nel nell'universo, nella galassia, cazzo, e guarda caso io l'ho messo più o meno a tutti quelli che ho incontrato. Ma questi non li ho mai incontrati. Ah, ma questi sono Genoveffa e Franco. Ha un enorme archivio infinito. Alice peraltro ha fatto la locandina pubblicitaria della vendita di talismani. In un talismano la protezione dell'intero universo solo 100 bir, la pubblichiamo poi, la metteremo su grande Alice, e ricordate che i suoi sono migliori dei miei anche se non è vero. Intanto i suoi sono bio, quindi certo, i miei no. E poi non trovi niente di particolare, sembra una persona semplice. Vabbè, quando vedo questa cosa trovo qualcosa di particolare nel diario di bordo verso la fine, senza analizzarlo a fondo, no, noti una cosa. C'è un particolare per la persona. Sì, sì. È una cosa particolare per la persona. Sembrava una persona puntuale, quindi che ogni giorno, anche se aveva da poco da dire, annotava qualcosa. Oggi niente di particolare, niente di particolare, riparato il motore, cambiata la valvola, bla. Oggi abbiamo mangiato bene. No, queste cose no. Negli ultimi tre giorni, silenzio totale, non avevo registrato nulla. Vabbè, io poi torno di là e faccio vedere a Ron il diario, la foto, giusto per... Io faccio spallucce. Poi devo vedere se c'è qualcosa che ci può essere utile qui. L'infilo dentro un tappeto. Ci vuole qualcosa che ci vuole... Un piccolo tappetino. Qualcosa che ci può essere utile qui, sul diario. Vuoi dargli un'occhiata? Io? Do un'occhiata al diario. Lo sfoglio? No. Lo scorri? In particolare era il diario, ripeto, di una persona comune. Non ci sono cose segrete, non c'è codici del papà. Mi piace tantissimo il mozzo, ma non glielo so come dire. No, cose varie. Senpai mi ha notato. Esatto. No, non ci sono. Oggi è il tempo delle mele. Non ci sono diciture del genere. Non ci sono diciture del genere. Ok, e dopo torno a casa. La nave come la finite ora? Abbiamo staccato i pezzi che servono per le riparazioni, abbiamo staccato il trasmettitore. Il nostro lo teniamo e lo spariamo dopo. Quella cosa abbiamo staccato i pezzi di ricambio che ci potevano servire. Sovraccarichiamo il reattore. Non vorrei stare lì per farlo sovraccaricare. No, nel senso, avrai modo di... Si potrà fare un sovraccarico con un tempo controllato. Beh, scusa, ma l'Ion Cannon non va a energia, quindi in teoria non ci consuma niente, non ha munizioni. Ma sì, no, certo, niente. Facciamo saltare a cannonate. Sì, è vero. Anche perché non riesci a far saltare tu il reattore dopo che ne hai smontato metà? Non lo so. Beh, in effetti è meglio farlo dalla distanza, cioè, giustamente. Io vado nella cabina armamenti, mi faccio il mio tè nero. Sorseggio e quando sono tutti fuori sparo la nave. Ok, non tirare nemmeno. Prima togliamo la gente dall'infermeria. Sì, certo. Beh, chiaro. Sono tutti di qua. Non sono così ignorante come dico il fodero. Non è. Ma visto che è un'infermeria. L'avete segnato nell'equipaggiamento, l'equipaggio? Ma non c'è. L'equipaggio della nave. L'abbiamo dimenticato sull'altra nave. E già. Kevin! Dicevi, Rob? Quanto tempo ci vuole per arrivare a Gina? Un paio d'ore. Ah, ok. Allora non faccio il discorso dove li minaccio tutti. Ok, non so chi vorresti minacciare, ma ok. Il primo equipaggio. Una cosa, io esatto. Come si dice? No, pensavo che in Italia. Io nel frattempo ho raccolto i registri di bordo, ho guardato quali sono esattamente i codici identificativi della nave che da oggi in poi saremo. Sì, il codice della nuova nave. Perfetto. Il nome dell'altra nave. Io ogni tanto a sorpresa chiedo Al come si chiama. Chiedo Al come si chiama la nave. Talisman, signore. Ok, lo faccio ogni mezz'ora, giusto per vedere se. Ah, ti rispondo Talisman. Torna normale. Ogni tanto c'ha. Sbrocca. Esatto. Quando gli tocchi i pezzi della nave, sbrocca. E dopo che la nave è esplosa, butto fuori il nostro trasmettitore. Dopo averlo un po' preso martellate, però. Ok.
Voglio che possa essere identificato. Ok. Andiamo, partiamo. In un piccolo tappeto. Certo, esatto. Un tappetino anche quello. Esatto. Arrivate nei pressi del pianeta di Gina. Mm. La domanda è... Bene, potete scendere, apro l'hangar. No. Ti proietti nello spazio. È una cosa che ormai facciamo, dai. La domanda è, volete andare sul pianeta o sulla luna? La luna è quella in aria. Stavamo, scusate, noi stavamo venendo a Gina per cambiare il trasmettitore. Certo. Quindi la più vicina li abbandoniamo e ce ne andiamo. Beh, lasciamo giù sulla luna. Non c'è molta differenza fra andare sulla luna o sul pianeta. Beh, voi dove dovete andare, dove preferite andare? No, la vera domanda è qual è delle due dove ci faranno meno domande per atterrare? Ci fanno sempre le stesse domande per atterrare. Il vostro codice identificativo? No, 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 no. Se atterri nel deserto dove non c'è nulla, nessuno ti chiede niente. Perché? Allora. Perché nel vuoto non si sente lo spazio. Sì, ma ti schianti perché non andiamo... È vero, questo è... It is known. Questo è vero. C'è solo un problema. Il pianeta Gina è costantemente sotto una tempesta acida. La luna. Perfetto, andiamo. La luna, essendo un posto... di alto lignaggio, qualche domanda in più. Lasciamo sulla luna. Ah. Ah, la luna. Nella luna ci faranno più domande, altrimenti ci sono le tempeste acide. Ma noi non dobbiamo scendere dalla nave. Sono loro che devono scendere. Li portiamo giù, ci saranno delle città. Le tempeste acide sono... pianeta minerario, ci sarà un posto. Le tempeste acide sono pericolose per la nave? Se non adeguatamente protetta, rischia. Diciamo che non potete stare troppo tempo nella tempesta acida. Infatti non dobbiamo starci troppo tempo. Andiamo. Dobbiamo scendere e lasciare andare. D'accordo. Vicino a una miniera, così hanno vicino modo... Vicino all'unica anche... miniera al nord. Perfetto. Così hanno modo di trovare lavoro e... Cazzo loro, poi andarsene da Gina non è più un problema nostro. Beh, ma su Gina li dobbiamo riportare, quindi benissimo. D'accordo. Okay. Facciamo rotta verso Gina. Quindi vi avvicinate fino all'orbita stazionaria. E dovete scendere. Se volete atterrare sul pianeta, dovete scendere con la navetta. Perché la vostra nave non ha i sistemi, Di atterraggio sul pianeta. Tanto ormai. Domanda, quello ve l'ho messo nella navetta. Tutte le cose che hanno preso loro, ci abbiamo fatto solo pezzi di ricambio, ci abbiamo anche qualcosa da vendere? No, io ho preso solo fatto pezzi saltare in aria. Torce. Beh, l'exotute, l'exotute. L'exotute, sì, anche quella l'avevo segnata. Se volete vendere un exotuta. No, no. Creato per averla. Cioè, ma per averla. Perché avevo detto che se ci davano una mano a smontarla gli davamo qualche soldo, perché pensavo che qualcosa che ci prendessimo dalla nave non possa allora, essere usata come... Ci sono i siluri, ma non è un pianeta dove vendere i siluri questi. Beh, è una colonia mineraria. No, certo. Qualche siluro. Vabbè. Lo usano come di più che altro che non possiamo stiparli perché i siluri, se non sono negli scompartimenti corretti, una volta la nave esplode. Vabbè, i siluri li abbiamo usati allora per far esplodere la nave. Ok, ci sta. Sì, sì. Cioè, che ne so, immagino la cabina di lusso magari c'aveva le pareti in mogano, quindi l'abbiamo tolto e vendiamo quello, no? Quindi non c'avevo niente da vendere, adesso abbiamo fatto solo pezzi di ricambio. La roba che era da vendere è finita nello spazio. Pezzi di ricambio utili li ha recuperati lui. Anche pezzi importanti del motore, che ha spento e tutto. Quindi niente extra. Avete recuperato più soldi di quanti hanno. Guarda. Avete recuperato carburante, quello sì. No, ma era per dare qualcosa ai tizi. Vabbè, moriranno di fame. Troveranno lavoro nelle miniere. Se avevate il carico da vendere, loro vi dicevano andiamo sulla luna che almeno vendiamo il carico. Certo. Esatto. Ma era la mia idea quella, ma... Io non volevo fare fuori tutto il carico. È stato un incidente. È stata un'escalation a cui tutti abbiamo contribuito. Hai fatto tutto tu. Che cazzo dici? Che è stato a iniziare a buttare fuori l'alcol? Tu, Samad. No, è stata Al... Era in uno di quei momenti. Tu gli hai dato un ordine? No! Al, puoi ripetermi la log vocale di quando hai fatto estrarre il carico 30 secondi prima? Certo, signore. E senti che sintetizza la tua voce? Con un ordine... Ma si sente che è sintetica? Lui lo sa. Lui lo sa, ma così a orecchio... Faccio una prova di observation. È il tuo buddy.
cazzo, adesso li devo fare un successo. Ci sei accorto? Allora, senti che non è la voce naturale di Samad. C'è qualche, come dire, interferenza elettronica, però per provarla avresti... Ma ti pare che avrei aperto il carico con me dentro nell'hangar soltanto per proiettare fuori l'alcol? Però ora urla così tanto Samad in questa registrazione che è un po' difficile. No, ma infatti io mi sono ancora... L'ha sbraitato l'ordine. Io non l'ho capito, io non ho capito il... No, la sintesi mi sono inacidito ancora di più nei suoi riguardi. Anche perché nella sintesi sei... Al, butta fuori il carico di quello stronzo di Eric. Esatto. No, no, non è stato benale. Visto che lui non ha mai detto stronzo, si sente di quello... Stronzo. Una voce tipo quella degli annunci della stazione. Se ti guardi e ti dico, veramente? Pensi che mi stai preso un rischio del genere per sbarazzarmi di alcune casse di alcol? Sì, signore, l'ha detto. L'ho nelle registrazioni. No, che non l'ho detto! Avevi uno dei tuoi momenti. Ma, no, signore. Continuiamo questa discussione dopo. Intanto, Eric, porta questi gentiluomini insieme a me a terra. Ah, bene. Tu sei una... insieme a me a terra. Tu sai una cosa, quando Ala ha uno dei suoi attacchi si autosovrascrive la memoria, quindi è convinta che sia vero, è convintissimo che sia successo questa cosa. Sì, noi qua ovviamente Zero ne ha parlato spesso con Samad e anche con Ron, di smontare l'intelligenza artificiale quando eravamo su un pianeta senza che ci potesse sentire. Aveva buttato lì come idea perché è un po' pericoloso. Io tengo sempre un secchio d'acqua apposta. Si sa mai. Insaponata, così. Fai come Homer alla centrale. Esatto. Va bene, dobbiamo andare a portare. Sì. Ok, io arrivo e ho la bocca sporca di detersivo per i piatti. Non voglio sapere, neanche il narratore vuole sapere queste cose. Secondo me se l'oscurità dello spazio profondo vede Eric si spaventa. Io naturalmente ho il camice. Non può possederlo, è posseduto dall'acqua. Ma infatti... il camice da medico e ci ho attaccato un badge che ho ravanato nelle cianfrusaglie di un tale con nome e una foto che non c'entra un cazzo con me. Gentor. Esatto. Sicuramente è qualcuno che è finito in un tappeto. Gianitor. Esatto. Janir To. Janitor. Janitor. Va bene, sei alla guida della Qajar con il camice da medico. Esatto. Coraggio, coraggio, che le tempeste acide fanno bene alle ossa. Che bello, fammi una prova di pilotare. Yeah, adesso la sbaglio. Fai un malus di 2 perché c'è una bella tempesta acida sul pianeta. Peccato che sia andato Ron, altrimenti saremmo potuto liberarci sia della gente che ci ha osservato sia di Eric. Sì, 2 dadi meno. Che però è l'unico che sa pilotare. Un successo. Andata. Anche alza. Nonostante le turbulenze, vale, navighi benissimo fra queste ventate di acido. E ogni tanto senti corrodere la carena. Però riesci a entrare poi nelle gallerie che vanno sottoterra per la stazione mineraria. Atterri, tu apri il portellone e indichi la strada per uscire. E io mi avvicino a loro e gli dico: secondo me fate meglio ad andare molto alla svelta. È stato un piacere rivederci. Grazie per averci risparmiato la vita. Io mentre loro erano giù... Non li saluti. Gli accendi bruciate lì dietro mentre il parto. Esatto. No, perché io adesso lo distraggo. Appena loro escono dal... Sì? Dal nostro shuttle, io mi avvicino a Eric e gli dico... Gli metto una mano sulla sua mano e gli dico: senti, so che oggi è stata una giornata particolarmente difficile per te, che hai dovuto affrontare la perdita di qualcuno che ti era caro e che... Il discorso funerale, grande. È un lutto per te, suppongo. E che alcune cose non è facile superarle, però so che è l'unica cosa che puoi fare. Sì, sì. No, con una mano sulla mano per evitare che lui accenda il motore. Però so che l'unico modo che c'è per andare avanti è dimenticarsi di quello che è successo e guardare al futuro, e gli lascio, tipo prestigiatore, in mano la bustina di droga che ho. Perché così lo distraggo.
Droga e saponato, acqua. Sì, ma è una mind enhance drug. Sei un rifiuto umano, ma dentro. È tipo l'Adderall, diventi certo. Super focalizzato. Sì, focalizzato. E tra l'altro, mentre fa questo, per dare più enfasi al suo discorso, io spendo il mio plot point. E una delle bottiglie grosse di alcol che è rimasta attaccata a uno dei vestiti di... Sì, uno dei vestiti di Samad, che ha fatto un po' da paracadute, a terra e cade dentro la navetta. Ah, dentro la navetta. No, cade proprio mentre lui fa così. Sul vetro della navetta davanti, dai, dentro. No, sul portellone, il portellone dietro che è aperto. Ah, ok. Lui gli ha appena fatto il discorso così, quindi lui è girato verso il portellone un attimo. E si vede dove fa... Sì, anche perché io stavo prendendo le misure per incenerirli, cioè per quanto dare di manetta per farli... E il vestito è bruciacchiato e non incenerisci perché c'è la bottiglia, bella così, sai, la marrone del cavolo. Esatto, il coriolone, perfetto. Allora, afferro la bottiglia, afferro la busta... No, tutto insieme. Tienine un po' per domani. Tieni questa per domani. E parto. Segnati che hai la Mind Enhance Drug. E segnati anche che è un bottiglione di quello extra lusso, perché mi hanno fatto usare il Dark Point. Beh, mi sembra giusto. Mentre infatti intanto sentivo: ah, non spammare il Dark Point. Che cosa? Perché? Comunque... No, è perché non mi ricordavo che l'abilità quella del Dark Point dava un punto scuro. In tutto questo niente, io per ritorsione, pensando di fare qualcosa di molto maschio, vado nella stanza di Eric con l'intenzione di rivendicarla, poi vedo come è conciata e scocci in aereo. Me la pulisci? Rinunciando. No, io entro, cioè si sente, psst, io faccio un passo dentro, ho un conato di vomito. No, in realtà no, tu la trovi perfettamente in ordine. Ah, perché non la entrato. Uso mai. Non la uso mai. Cioè tu trovi una stanza nuova. Impolverata ma nuova, perché io dormo sempre. No, neanche impolverata. No, la pulisco io. Ah, giusto. Perché tu la trovi sempre. Io dormo sempre sulla poltrona reclinabile. Cioè, la stanza non la cago. Vabbè, io faccio spallucce e dico, vabbè, ci entro. Ti dirò di più: in teoria da creazione, lui la stanza non ce l'ha. Lui sta sulla punta. Ma noi avevamo una, in teoria è la mia. E lo so, noi siamo 5. 1, 2, 3, 4, 5 con Ilona. Cioè, abbiamo 4 cabine. E noi avevamo 4. Detto. Lui non ha la cabina. Sì, no, però teoricamente era la sua cabina e io stavo nello shuttle. Io non sapevo che lui non l'aveva mai usata. È vero. Adesso lo sai. La mia cabina invece è solo piena di trappole. Non c'è niente. Sì, se avessi aperto la sua... morto. Senza un genio. Va bene, risaliamo. Mentre... siete lì che state godendo di questa bottiglia che cade lentamente dal cielo. Io non sto godendo della bottiglia, però va bene. Beh, lui sì, tanto. E della tranquillità, perché queste persone finalmente se ne sono andate. Vedi che dopo un po' si girano, cominciano a correre e puntano verso la vostra nave. Oh, cazzo. Eric. Sì? Spaventati? Fuoci. Ok. No. Tutta sta fatica. Faccio una manovra in velocità, giro il sedere verso di loro che corrono e do a tutta manetta i bruciatori in modo da sparare una fiammata sul ponte di attracco. E questi sono tipo 12 da spavento. Ma loro stavano, probabilmente c'era una tempesta, volevano solo salire. O magari c'era un cazzo di leone gigante. Beh, il leone gigante viene bruciato e per la morte, resto. Poverini, li ho fatti ritirare ma muoiono. Io tecnicamente 3. Non ho ucciso nessuno. Zero non si sa perché è contento del risultato. Non c'è più nessuno che può parlare. Mancato. Beh, siete andati via, avete bruciato dietro. Manca di voi uccidere il mozzo. Io non volevo uccidere nessuno, ma se corri verso la nave da cui ti ho detto scappa il più velocemente possibile, o ci vuoi attaccare o c'è qualcosa di peggiore di te. Sì, ma potresti andartene senza ucciderli. No. Perché? La navetta era girata per così, quindi dovevamo comunque... No, avete fatto inversione! L'ha detto! Tu dove sei? Il tuo credo è un po' strano, non è tecnicamente... Oh, in fondo gli abbiamo dato una morte veloce e assolutamente indolore di fronte al pericolo che stavano... La gente bruciata! Esatto, questo che corre...
il napalm. Mangia la testa. Comunque il mio giuramento è molto specifico e per una motivazione molto particolare. Non ho infranto nessuna legge. Tu non hai bisogno di giustificarti, però siamo delle persone orribili. Quindi se tu dai i codici a qualcuno che tiene missili nucleari, tu non hai ucciso nessuno. Esatto. Sì, esatto. Giusto, ok. E il mio codice è perfettamente così. Allora, dove sei? Un branco di c'è una motivazione. Lega, io sono 5 stelle. Peggio. Beh, io probabilmente sarò in cabina. In di casa comando. Bound. In cabina? Di comando. Cioè, nel senso, nella. Senti che c'è una chiamata in arrivo. Da che? Dalla superficie. Esatto, brucia! A parte queste grida convulse che davvero entrano nel microfono. Diaghi, ti prego, salvateci, salvateci! E? Cos'altro? Basta? No, no, vi prego, salvateci, salvateci! Salvateci, salvateci! Colpiteli, colpiteli! Salvateli, salvateli, colpiteli, colpiteli! Chi sta parlando? Che cazzo è? Sono quel cazzo di prima, sono Javid! Javid, ma ti abbiamo appena fatto scendere, cosa vuol dire salvateci? Qua giù ci sono delle persone che hanno preso possesso di questa miniera! Vedi che abbiamo fatto bene a bruciare tutto. Anzi, spero. Beh, li chiamo. Oh cazzo, mi sta perseguendo! Li chiamo. Chiamo loro due. Sì. Che cazzo sta uccidendo lì sotto? C'è Sam... Porca c'è... troia, ma non è... No! No! C'è Sabid che mi sta chiamando, mi sta chiedendo aiuto. Che cazzo vuol dire? Dove l'avete lasciato? È caduta la linea. Noi siamo partiti. Noi quando li abbiamo lasciati giù erano assolutamente sani e tranquilli. Poi siamo ridecollati. Quello che è successo dopo, beh, non è sotto la nostra responsabilità. Beh, d'accordo, ma li avete lasciati giù quanto tempo fa? Mentre la gente muore, la gente gioca. All'incirca tra i 35 e i 40 secondi. Ron? È stata una necessità. Cosa sta succedendo? Diciamo che è meglio non lasciare tracce di niente, che qualcuno stava per assalire la navetta, quindi abbiamo fatto piazza pulita. Qualcuno stava per assalire la navetta? Sì. Sì, abbiamo subito un'aggressione vile alle spalle mentre noi stavamo gozzovigliando. Da chi? Da quegli untuosi bastardi che abbiamo salvato. No, credo che loro fossero solo sulla strada. Noi abbiamo bruciato quello che li stava seguendo. Loro erano in mezzo. Altre informazioni? Non lo so, siamo partiti. Esatto. Tra l'altro qui c'è un po' di chi acido. Chi sono questi che sparano su una rete che atterrano? Pusillanimi che non hanno il è coraggio di affrontare. Andare vicino alle miniere? Boh, che ne so. Mi fai una prova di pilot? Sì. La tempesta è peggiorata, meno 3 dadi. Allora sono 8, meno 3, 5. Un successo. Ragazzi, che capita, che pilota, che pilota. Il miglior pilota del mondo. Sì, ma è la peggior persona del mondo. Oh, da qualche parte bisogna pure fallire. Eric sarebbe il miglior pilota del mondo se sobrio. No, è il miglior pilota nonostante non sia sobrio. Ma adesso non è ubriaco. Come no? Si è mescolato mezzo amarone. È mezzo amarone, ti sì, ubriaca. No, vabbè, più che altro il sapone per i piatti. Però sei più fluido. Esatto. Sentite, cioè io ti dico... Penso ma che quando... rispondere al fuoco? No, penso semplicemente che quando torneranno qui dovremo fare una chiacchierata seria. Torneranno qui chi? Voi! Ma possiamo farla anche via interfono? No, è una cosa da fare a quattro occhi questa. Se dovevamo bruciare, se dovevamo ammazzarli tutti, potevamo evitare di fare questa manfrina. L'avevo detto dall'inizio. Non era nei piani e sicuramente non è stata una cosa che mi abbia dato piacere. Meno gente sa che siamo in giro. Non era quello il punto. Il punto era che stava per succedere qualche cosa. Meglio partire sicuri. Io ho semplicemente eseguito una manovra. Si può rubricare questo fatto a suicidio perché loro sono corsi incontro ai nostri bruciatori e quindi mi sembra inevitabile. Cioè, nel senso, se non conosci almeno le norme minime di sicurezza su un ponte, è chiaro che non è che puoi evidentemente
No, quindi si sono suicidati. Ma che razza di persone siete? Vi stavano chiedendo aiuto. No, veramente no. Aiuto è partito dall'interfono. Questi correvano. Probabilmente perché volevano tornare sulla nave. Perfetto, ma una volta che avete deciso di salvarli, però sarebbe stato corretto quantomeno assicurarsi che fossero in salute una volta. No, noi li abbiamo sbarcati, lasciati. Hanno messo un piede giù, erano tranquilli, sani, al coperto dalla tempesta acida, missione compiuta. E poi li hai bruciati con i bruciatori. Ripetisco, si sono buttati loro incontro al fuoco. Perché avrebbero dovuto fare una cosa del genere? Erano abbastanza attaccati alla vita. Ma era un assalto, evidentemente. Volevano ucciderci loro. Quelli che abbiamo salvato. Sì, poi hanno cambiato idea e hanno detto no, piuttosto che attaccare loro è meglio morire. E si sono buttati verso la fiamma. Non sta ridendo Zero. Sto ridendo io. La Zero proprio c'è il silenzio glaciale. Sì, esatto, io uguale. C'è un solo rumore in questo momento. C'è neanche a finire la frase. Aspetta, oddio, sono incazzato. Incazzato come una bestia. Neanche ai tempi delle locande, cazzo. È che c'era una locanda lì di fianco. Siamo passati da bruciare le locande a bruciare le persone. No, in realtà con Alcanter siamo partiti da bruciare le persone. Esatto. Siamo soltanto ritornati di qua. Quando hai tirato all'inizio no. Quando hai fatto deflagrare. Ah no, all'inizio no. Quella era già dopo la metà della campagna. Vabbè, ma sempre la prima campagna era. Ah sì, vabbè, però dopo metà campagna poi siamo alla terza puntata. Per la morte dell'amico Pongo. Però vabbè. La morte dell'amico Pongo. Hai sparato una palla di fuoco perché era caotico neutrale. Sì, per sapere. Per sapere se era seduto o no. E tu hai spiegato perché era un esperimento per non andare in malvagio. Sì, vabbè. Sono ancora convinto della cosa. Quello non avevo dubbi. Sei anche un sociopatico. Beh, io non parlerei tanto di sociopatia in questo caso. Esatto, esatto. È stata legittima difesa. È stata prevenzione. La prossima volta, se l'intenzione è quella di ucciderli, possiamo farlo prima. No, però io sono il pilota. Uno mi dice parte e io solo parto. E tu, poi tu sei partito e loro sono finiti sui bruciatori. Io sono partito, no? Sapete cosa succede, no? Quando uno decolla, partono i lampeggianti rossi sul ponte di decollo e le persone a piedi non ci devono entrare perché arriva la fiammata dei bruciatori. I bruciatori rispetto al portellone di uscita sarà dallo stesso lato o dal lato opposto? Eh sì, sono in spinta. Allo stesso lato del portellone posteriore. Cioè immagino che si apra di culo e sì, sì, quindi non ha fatto e ci sono per bruciarli. No. Lui è partito. Siete? Ultimamente come si comporta questo equipaggio non mi fa impazzire. Io sarò più diretto. Che vi piaccia o no, siete sulla mia nave. Sulla mia nave, o su qualsiasi shuttle della mia nave, non uccidiamo persone innocenti in misura preventiva. Ma io non lo so. Gira a guardarti, ma non dice niente. Ma io non lo so. Non sta ridendo. Sono lui è esattamente quello che fa. Uccide la gente in misura preventiva. Innocente. Ti balena in mente Ifran. Ma io non lo so. No, lo sai. Eh? Lo sai. Che lui ti ha guardato col solito sguardo e ha fatto Ifran non è più un problema. Ti sei accorto dopo che mi hai dato il comunicatore. E sapevi che io faccio saltare la gente. L'hai detto tu l'ultima volta. Ho detto, ma... ho un problema. Allora, no, ho un problema grosso. Beh, ma non è la prima volta che Zero ammazza qualcuno perché è una sicurezza per tutti. Soprattutto per te. Sì, però quando qualcuno... Cioè, quando è una di sicurezza... solito sono delle minacce. Non sempre, però. Potevate cercare di evitare quantomeno di bruciarli se non volevate soccorrerli. Avremmo comunque dovuto accendere i motori e partire, quindi facciamo una cosa, adesso veniamo a prendervi, poi torniamo giù, entriamo in quella base mineraria, va no, bene? Così no. Soccorrete tutti i cazzo di clandestini che volete soccorrere, va bene? Ma ci sarà un motivo se gli hanno sparato, si vede che non si può scendere qui.
Ok, allora io come facevo a decollare in sicurezza senza bruciare gente sul ponte di decollo? Sei uno dei piloti migliori che conosciamo. Certo, ma non posso spingere la nave col fiato. Per Oddio. Quanto il mio fiato possa effettivamente... Al, vi siete assicurati di cosa? Allora... Stavano cercando di evitare? No. Li avete almeno ascoltati? No, vi non hanno detto niente, non hanno detto niente. Sono corsi verso di noi urlando. Abbiamo acceso i motori e siamo andati. Non vi rispondo più. Oh. Intanto siete entrati nell'hangar della Talisman, perché è che ci vuole 3 ore per arrivare in orbita. Vabbè, sì, certo, ovviamente. Beh, l'importante è che comunque il risultato sia positivo. Questo risultato è negativo sotto ogni aspetto. Meno 2 persone vive, sì, è negativo. No, è positivo. Sapevano le nostre facce, sapevano dove eravamo diretti, sapevano che avevamo il loro comunicatore, avrebbe potuto parlare con qualcuno. Che poi sia stata una mancanza di professionalità da parte del nostro pilota e in questo caso anche di Ron, soprattutto quello di Ron Gesetto. Siamo lì, abbiamo detto. No, state salendo con la navetta. Siete entrati nell'hangar, loro sono sul punto di comando. Sia stata una cosa presa eseguita in maniera pessima, sono d'accordo, ma il fatto che quelle persone non possano adesso parlare è solo un vantaggio per me, per noi, zero, soprattutto per te. Zero, quello che ci distingue dai figli di puttana che ci inseguono, ascoltami bene quando ti parlo, prendi in considerazione queste parole, è il fatto che noi siamo capaci di prenderci un rischio per fare la cosa giusta. E fare la cosa giusta non è ammazzare degli stronzi che non se lo meritano. Sì, ma per permetterti di fare la cosa giusta bisogna eliminare le minacce. Loro, sapendo che abbiamo il loro comunicatore, qualcuno di loro potrebbe averci mentito e sapere esattamente come rintracciarlo e sapere il codice, perché abbiamo parlato con 2 di loro, è un risultato positivo che adesso non possono parlare. Io conosco, io capisco i risultati pratici di cui stai parlando. Quello che ti tu sto pensi dicendo... che loro avrebbero avuto qualche influenza su questo, come si chiamano? Cazzo di cose di Coriolis, orizzonte, questo universo, orizzonte. Orizzonte in tutto l'arco delle stelle, okay. Orizzonte. Sì. Tu credi che quelle persone che hanno eseguito degli ordini senza domandarsi niente e che hanno cercato di ucciderci possano avere qualche impatto sul futuro di questo orizzonte? No, noi possiamo. Quindi è importante che tutte le possibilità di rischio vengano ridotte per permettere il nostro successo, il tuo successo. Il mio, io posso considerare la mia influenza su ciò che ci circonda come un successo, se per farlo non lastrico la strada del nostro successo di sangue innocente. Altrimenti tutto ciò che abbiamo ottenuto è un cambiamento verso l'oscurità. E in questo momento io entro nella navetta e ti dico: allora sei in ritardo di parecchi mesi su questo punto. Ovvero? Ovvero pensi che siano le prime persone che muoiono per causa nostra? E non saranno le ultime. Magari. Ti abbiamo sempre lasciato all'oscuro di tutto perché tu non capiresti che vanno fatte certe cose. Cioè, mi voi state dicendo che avete ammazzato gente che non c'entrava un cazzo? Io non ho ammazzato nessuno. Ok, mi state dicendo che siete rimasti a guardare mentre qualcun altro di molto vicino a noi ammazzava gente che non c'entrava un cazzo con quello che stava succedendo e che nessuno non era una minaccia, non c'entrava solo niente, in misura preventiva. Nessuno che non c'entrava niente è mai morto. Che non aveva colpe in ciò che stava accadendo. Che non costituiva di per sé stesso una minaccia verso di noi. Se fosse così... Ma non puoi guardare solo le minacce dirette. Samad, stai dimenticando che anche quando siamo partiti da Coriolis della gente è morta a causa nostra, probabilmente, senza sapere assolutamente cosa stesse succedendo intorno, solo perché qualcuno voleva far esplodere noi. Quelle bombe non hanno fatto esplodere noi, hanno fatto esplodere qualcun altro, ma di quelle persone tu non ti sei sentito in colpa. Assolutamente no, perché quelle bombe non le ho fatte esplodere io, perché non era sotto la mia diretta responsabilità l'insieme di ordini che ci ha portato. E se questo può alleviare la tua coscienza, neanche questo è stato sotto la tua diretta responsabilità. Beh, sì, è successo sotto il mio comando della mia nave. È l'esecuzione che è stata pessima, il risultato, ripeto, è positivo per tutti noi. Non è stato dato nessun comando. Mi hai suggerito una linea. Sì. Ho acconsentito con questa linea, ho preso accordi con quelle persone sulla mia nave e poi vi ho mandati giù.
affinché quegli accordi venissero rispettati. E quegli accordi sono stati rispettati. Se qualche cosa che c'è su quel pianeta attentava alla nostra vita, io metto prima in sicurezza la nostra vita, poi mi preoccupo degli altri. Se questo non ti sta bene, la prossima volta che qualcuno cercherà di farci esplodere, glielo lascerò fare. Diciamo che la prossima volta mi piacerebbe che constatassi che non credo in che effetti c'è un pericolo. Che mettere in pericolo le nostre vite valga solo provare di aver ragione. La prossima volta che accade una cosa del genere, fate lo stesso che avete fatto adesso. No, la prossima volta che accade una cosa del genere, capite qual è la natura del pericolo prima di decidere di sacrificare quattro stronzi per mettervi in salvo. Sì, forse allora perché c'è stato un errore di valutazione, ma non di esecuzione. Io non credo che ci sia stato neanche un errore di valutazione. Non è. Tu come hai saputo di questa cosa? Sono stato chiamato. Ok, e che cosa ti hanno detto? Aiuto. Salvateci. Salvateci? Sta succedendo qualcosa nelle miniere. Perché hanno chiamato te e non noi allora? Se avessero chiamato noi, invece che urlare come dei forsennati scappando verso la nostra navetta... Li abbiamo inceneriti? No, noi li abbiamo inceneriti dopo. Se no. Avessimo... Sì, dopo. No. Sì, li avete prima inceneriti, poi sono stati chiamati. Se aveste usato un quarto di secondo a guardare cosa stava succedendo, probabilmente lo sapremmo. Loro sono stati, lui è stato chiamato dopo che loro sono partiti. No. Sì. Dei tre ne avete ammazzati due. Che di fatto io ho fatto la battuta falsa e ti chiama e ti fa... Uno era sopravvissuto. Beh, comunque erano delle abilità. In italiano non ho scritto esistono. Liabilities? Ah, sì. Del vento fra le fronte, che cazzo ne so. No, delle vulnerabilità o del pericolo. Ma lui ha chiamato l'unico numero che conosceva, quello del del radiofaro della propria nave. Forse della sua precedente nave. L'unica cosa si può dire è che sarebbe stato meglio accettare, visto che non stavano ancora sparando su di voi, accettarsi del pericolo. Ma ripeto, è giusto il ragionamento: prima si pensa alla nave e alla propria sicurezza, e poi si pensa a coloro che sono stati salvati e potrebbero essere comunque un pericolo per tutti noi. Ricordati che siamo tutti sacchi di carne. Solo alcune persone possono avere, hanno importanza. Si vede che la loro non era così palese. La sua potrebbe esserlo. E indico il mozzo. Beh, zero. Evidentemente quello che ci distingue è che io cerco di vedere qualcosa nelle persone, che ci sia o non ci sia. È probabilmente il motivo per cui ho deciso di vedere qualcosa in te quando tutti pensavano che fossi uno stronzo qualsiasi. Ed è per questo che tu avrai un grande successo nel cambiare l'orizzonte. Ecco, certo, se però le persone che mi circondano vedono chiunque non sia me come un inutile sacco di carne, probabilmente non andremo molto lontano. È solo l'esecuzione che è mancata. Non ti preoccupare, nella tua ascesa al potere o nella tua ascesa alla grandezza ci sarà tappezzata di cadaveri, saranno la scala che ti permetterà di salire. Che bel motivation. E non è importante che tu li guardi, tu puoi essere ancora, dovrai rimanere convinto, e sono convinto che ce la farai, che sia la scala più pregiata, ma sappi che c'è qualcun altro che deve fare certe cose. Altrimenti adesso saresti probabilmente un... Dove eravamo noi? Ah sì. Altrimenti adesso saresti in un vicolo di Dabaran con la tagliata. Sai quante persone sono morte per permetterti di arrivare qui in questo momento? Non vuoi saperlo. Penso invece che... Io me ne vado. Io posso parlare di Aero. No. Evito. Samad, se non ti fidi di noi, lo posso capire. Però allora dovrai iniziare a essere più presente quando vengono fatte certe cose. Beh, fino ad ora non avevo avuto grandi motivi per non fidarmi di voi. Tu non ti sei mai domandato perché... Ma sa che io ho ammazzato un sacco di gente di cui tu non sai niente. Tu non ti sei mai domandato perché la tua navetta fosse sempre così linda e ordinata, senza che tu facessi nulla? Non sono io che mi occupo della manutenzione della nave. Esatto. Tu non ti sei mai domandato come mai, senza che tu facessi qualcosa, le autorità non hanno mai avuto niente a che ridire con le nostre operazioni. Senza che io non facessi qualche cosa mi sembra una parola forte, soprattutto dato il resto dell'equipaggio che ci portiamo dietro.
Ora. Se ne è ammalato perché non ci sono più tappeti sulla nave. Era pieno. Esatto. Era all'inizio era pieno di tappeti. Dove sono i tappeti? Li abbiamo tutti. Dopo tutti i cadaveri che lui trovava nella tua navetta, diciamo, di gente che avevo ucciso io. E lui li metteva lì e puliva. Perché il tuo pavimento adesso è più basso di tanto così? Perché pure dell'idropulitrice si è consumato. Esatto. Non hai fatto caso. Torniamo in gioco, scusate. Prego. Tu non ti sei mai domandato perché la tua navetta sia pulita, perché ci pensa qualcun altro a pulirla per te. Noi stiamo facendo esattamente questo, in maniera più o meno ampia di significato, ma stiamo pulendo la tua navetta, letteralmente delle volte, la maggior parte delle volte vorrei dire, e sono sempre io a dover pulire. Quindi, perdonami se per una volta ho deciso che la mia vita poteva valere qualche cosa di più della vita di due sconosciuti che abbiamo raccattato su una nave che ha cercato di farci esplodere. Nonostante io gli avessi promesso che sarebbero atterrati, e così è stato. Quello che è successo dopo non è stato nei loro confronti. Non me ne fregava niente di loro. Che vivessero o morissero, a me non avrebbe cambiato nulla. Quello che mi cambiava era la mia esistenza e quella di questo shuttle. Che io ho pulito tutti questi anni, non tu. Da oggi in poi le pulizie le faccio anche io. Spero tu ne abbia lo stomaco. Diciamola così. Quello che hai fatto finora non lo hai fatto perché te l'ho chiesto esplicitamente, è stato un tacito accordo, o lo hai fatto per tua indole. Io vedrò di essere più concreto. Tu, sulla base di quello che farò, deciderai. È passato l'aspirapolvere. Esatto. Lui è già partito. Deciderai se, a fronte di quello che mi hai appena insegnato, potrai imparare qualcosa da me. Detto questo, ora ho una cabina non di lusso, molto impolverata. Ah no, è vero, perché tu l'hai pulita fino adesso. Ho una cabina di lusso a cui recarmi. Vedrò di pulirla io da adesso in poi. E vado in cabina. Mentre stai uscendo da dove ovunque siamo, sì. Ti dico, sai almeno dov'è lo scopettone? Io comincerei a chiedermi, e perché queste sono metafore potenti, ma fatti triviali, se noi non dovremmo cominciare a pensare di cambiare pilota. Il capitano sei tu. Tu sei quello che finora ha pulito. Non potrei è lui chiedere... ad aver fatto più danni. Lui ha fatti alla tua navetta, ma per altri motivi. Mi volto e dico: che cosa intenderesti con questo? Ti sei accorto che ogni tanto sparivano dei vestiti? No, niente. Cosa vuol dire che non è quello che ha fatto più danni? Beh, non è quello che ha fatto più danni. Non è quello da cui ho dovuto pulire più spesso. O perlomeno, sì, ma non il sangue. Puoi essere più esplicito? No, non in questo momento. Credo che tu sia già al limite della tensione massima che puoi accumulare. Ne riparliamo un altro giorno. Fidati. È meglio che tu ci ragioni a sangue freddo. Mi fido di te, ma questa conversazione non finisce qui. Torna da me quando sarai calmo. E vado. Avete visto che è diventata una puntata seria? L'abbiamo trasformata in una puntata seria. Perché è questo quello che fanno i professionisti. Contro ogni previsione. E il PD? Abbiamo già lanciato un po' di PD. Però sì, esatto. Detto questo, cosa vuol fare il capitano a questo punto? Uccido il mozzo, al massimo il pilota. Prendersi una serata. Dopodiché,
In orbita o volete... in orbita lontani da questo caso. Se ci vediamo una serata io mi rifaccio un allora, anzi no, aspetta, io ordino all'IA. Scusa? Ordino ad Al. Ad Al, scusa. No. Ad Al, sì, ho detto all'IA, giustamente. Ad Al, di, come si dice, di fare rotta per... Cavengor Gorbei. Cavengor Urbani. Cavengor Urbani. E dove dobbiamo recuperare il tecnico? E... Verso il sistema di Amura. Ah, ok, ecco, quello è il tipo. Se ci fai rotta contro lo uccidi. Ah, no. Neanche la rotta per il tizio. Arrivati. E vedi in quel momento, vedi cosa. Oddio, vedi Ro che fa. Allora, no, è che io avevo scritto Kamen Gorbei, recuperare tecnico e portare a Rosbes e Dibi. Infatti mi sono detto Kamen Gorbei sarebbe dove dobbiamo andare. No, Amura è il sistema. Esatto. Io ho già proprio lo spruzzino in panno per pulire allora, il tecnico. Allora, esatto. Io gli dico le ordini di fare rotta per Amura. Ok, quindi far rotta per, Il sistema, per il sistema d'Amura e fino a un nuovo ordine interdire i comandi al pilota. Far rotta per il sistema di... Scusa, per il sole del sistema di Qua. Sì. Quindi per andare verso il portale stellare. E un po'. Domanda, visto che sul talento da Renome che non c'è scritto che ne puoi avere un limite, funziona come quello di One Piece? Che io faccio così, faccio... E lo uso... E uso un altro. E ne uso un altro? Non presente chi è nella scena di One Piece che fa una cosa del genere? Il... sai, Chopper. Ah, che c'ha le pilloline che se le mangia cambia sempre. Sì, 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 forma, ho capito. Allora, in teoria sì. Perché non hanno neanche un costo in monete. Però facciamo una sicurezza, me ne faccio 4. No, perché la cosa è che te preghi un'icona. Quindi in teoria la cosa più specifica sarebbe: te preghi una particolare icona per avere un più uno in una determinata prova. Che infatti c'è poi scritto nel manuale, quando voi fate i ritiri, che usate il Dark Point... Però sui talismani, ci sono due pagine sui talismani, che ti dice solo descrizione dei talismani, non ti dice che devono essere specifici di un'icona, non ti dice... No, io ti dico la teoria per come li vedo io. Ah, ok. Per come li vedo. Poi si può interpretare anche in altre maniere. Quando uno rerolla perché ha fallito l'azione al primo tiro... In teoria prego un'icona, fa una breve preghiera per avere la fortuna e ad ogni abilità è associata un'icona. Quindi te in teoria quando fai il talismano lo fai dedicato a una certa icona. Però io in teoria dovrei dirtelo prima di tirare, se lo uso o no. Allora, se ne vuoi usare uno generale ne tieni uno. Perché se no me ne faccio se uno. Se ne vuoi fare a nastro. Perché se no me ne faccio uno per ogni skill e quando lo consumo poi ti dirò ne faccio un altro per ripristinarlo. A me sta bene così, okay. Che te ne puoi portare dietro quanto mi vuoi. Mi segno uno specifici. Per ogni skill e quando lo uso faccio una X finché non posso rifarlo. A me sta benissimo. Io invece, prima di prendere sonno, cerco di usare il mio ultimo potere. Sì. Brand new. Tre successi in corso. No, brand new, vero. Dimmi, stop. Dimentica. Cioè, chiaroveggenza. E qui servirebbe stop dimentico. Sarebbe su di lui, sì. Sì, su di lui. Dovevi farlo prima. Sai quante quando volte chiamavano stop? Sai quante volte me l'ha fatto? Cosa avete fatto qui? Stop. Dimentica. Ma cosa ci fa quel cadavere lì? Ma non avevi da controllare le pashmine? Ah, giusto. Ah, scusa, vado. Vado a comprare un'altra sciarpa su Amazon. Sì, giusto, devo tirare, quindi vabbè. Arriva di Sprime. Esatto. Un successo. Allora, mi serve un giorno e mezzo per arrivare al portale. Prendi il Dark Point. Prendi un Dark Point. Arrivo. Allora, chiaroveggenza, ho controllato, lo posso fare su chiunque, sebbene funzioni meglio su persone o oggetti che conosco, che quindi erano mie, cioè che conoscevo bene. Sì. Mi dà una breve, fugace visione, quindi decidi tu come descriverla, comunque una visione del soggetto barra di dove si trova e mi dà un indizio sostanzioso per raggiungerlo. Allora, io ovviamente cerco Gorbei. Certo.
ti vuoi aiutare, cioè, facendo una prova di ricerca su questa persona? Sì, volentieri, certo. Il database della cultura. Sì, del... sì. Ho quanti dati in più per il database? 3. 1, 2, 3, più culture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Che mi manda un po' il Cristo perché chiaramente... Che almeno hai le informazioni di base, sia le informazioni di base, la visione più accurata. Certo. Perché ho fatto 3 successi. E la madosca. Trovi la scheda registrata del personaggio. Wikipedia. C'è scritto anche non ancora ucciso da zero, non ancora... Ron non ha ancora fatto perdere le sue tracce. Non accidentalmente autoimpiccato da Eric. Abbiamo e non sai cosa ha fatto Ilona. Provato in come ti dico. Secondo te pensi... i talismani sono bio, non vuol dire che non siano organici. Esatto, sono organici bio al solito. Anche veleni dal produttore al consumatore. Chilometro zero. Chilometro zero. Allora, questa persona fa parte del consorzio. Ok. Soprattutto della parte del consorzio che si occupa delle ricerche scientifiche sui costruttori di portali. È stato più volte encomiato per i suoi studi e per le sue ricerche. Finché non è partito in una spedizione, da cui per ora, l'ultima recente spedizione, da cui per ora ancora non si è avuto notizie di ritrovamenti particolari, sul sistema di Talos. Ok. Dal quale poi è giunta voce che il sistema di Talos è stato bloccato perché hanno ricevuto un segnale di chiamata strano in cui chiedevano aiuto e soccorso. E da allora la legione ha bloccato e interdetto l'accesso a Talos, bloccando la via di comunicazione, quindi dei portali. Nessuno passa più per Amura. Ustia. Perché è Amura che non c'è un cazzo, perché c'è un pianeta con una gigante gassosa, una fascia di asteroidi. Questi cazzi. Cazzo. E poi dovresti saltare su Talos che è bloccato. Nessuno passa più da Amura. Queste sono le ultime notizie che avete. Detto questo, quando tu ti concentri per avere una visione di questo personaggio, hai degli sprazzi di questa persona che non è andata su Talos ma si è fermata su Amura, okay, che è su una luna della gigante gassosa, e in questa luna hanno trovato delle rovine, delle ampie rovine, che sembra essere un laboratorio dei costruttori dei portali. Un laboratorio enorme, miracolosamente intatto e ancora non trovato, perché era senza energia e non si riusciva a vedere, era su una luna che non era abitabile, non aveva risorse minerarie, quindi è anche strano che ci fosse un laboratorio così grande in un pianeta, in una luna che non aveva senso, in un sistema che forse era usato di collegamento. Perfettamente senso. E vabbè, non è che i costruttori di portali dovessero nascondere, era una civiltà evoluta. Lo so, magari questo è un laboratorio segreto. E anche per loro. Allora, dalla visione che ha lui, l'idea non è che sembri un laboratorio segreto, perché all'esterno c'è un cupolone enorme. Enorme, gigantesco. Ora, io non so se riesco a farvelo vedere almeno a voi, poi in caso lo faremo vedere anche a casa. E la persona che te, di cui tu hai le visioni, è incuriosita tantissimo da questo posto. E minchia, che alveare di residenti multistrato, ha trovato questo posto Ada. Un enorme multistrato, multilivellare, tutti i livelli hanno varie funzioni, quindi c'è tantissime informazioni da scoprire. Lui pensa di star qua anni, certo, vite di altre persone oltre la sua. Quindi per adesso sta bene, sta ricercando, sta facendo tutti i cazzi suoi. Poi hai altre flash in cui questo posto viene bombardato. Ah, minchia. Da forze sconosciute. E non hanno idea di che cavolo stia succedendo. Sanno solo che non riescono a uscire da lì.
temporaneamente non riescono a uscire da lì e sono bloccati in uno dei sottolivelli di questa stazione. Lui, nella furia, nella paura di perdere tutti i dati, ha scaricato il possibile dai computer che era riuscito a interfacciare con i propri e aveva fatto un backup di quello che riusciva, però ha riempito tutto salvando l'1% di quello che c'era. Chiaro. Quindi ha tirato dentro quello che lui riteneva alla Superman di Man of Steel. Che c'era la vignetta di Ortolani che lui c'aveva la cosa che gli hanno dato all'inizio, la chiavettona, e poi la usa sulla nave ultimo modello, che è come adesso uno che cercasse di far entrare un floppy dentro un Mac, dentro il coso USB, dentro esatto, la porta USB più o meno. Pensa, uno che ha avuto un floppy e ha dovuto interfacciarlo con un Mac per scaricare, quindi già bravo, tutta già la libreria di meme riuscito del mondo con, cioè, il floppy. Sul floppy ci sta mezza JPEG. Sì, esatto. Ho scaricato internet. Quindi veramente l'ho sterilizzato sul CD da 5 e un quarto del floppy. Certo. Già bravo che riuscì a fare una produzione del genere. E lui è riuscito a mandare qualche segnale che non sa se è andato all'esterno, ma per quel che sei te, sì. Sai che è intrappolato dentro uno di questi livelli, di preciso non hai capito bene quale, e che si aspetta prima o poi di ricevere soccorso. Ok, io però quello che sai è che è successo qualcosa dentro la struttura, dei sistemi di protezione che avevano disattivato si sono riattivati e lui si è trinceato dentro la stanza. E tu speri che non abbia informazioni che gli ha dato Ifram su di noi, perché sennò non è morto. Ci paghiamo il cazzo di debito con la, della nave. Se non l'hai fatto fuori. Che bestia. No, Marzo, scusa. E tre. Questa era una citazione di Mononoke, però. Sì, credo, sì, che certo, è un explicit per questa puntata. Questa è una citazione di Mononoke. Scusa, è tutto il lavoro. Scusa, lo so. Siamo al minuto... È tre volte in questa puntata. Sveglio fino alle due stanotte. Tre volte in questa puntata, Clave. Devi mettere... praticamente tutta la marsigliese. Esatto. Forse possiamo commettere... Diventerò più creativo. La smetto. La smetto. Basta. Non succederà più. Tanto ti aggiungo un bilancio. Così... tanto in realtà porta. Per lui deve mettere Dosh Landuberale. Giusto. È vero. È una visione frammentata quella che ricevi. Di solito, se ti concentri in modo, dovrebbero essere più lineari. E infatti. C'è qualcosa che disturba le tue visioni. C'è dell'interferenza proveniente da questo posto. Ah, pensavo Ron che stava pulendo dietro. Lo sposta. No, signor. No, signor. No. Consuelo. Ok. No. Il mio vero nome è Consuelo, in realtà, non lo sapete, ma... Allora, io per scaricare la tensione mando a tutti un rapporto dettagliato. Un rapporto dettagliato, tipo, tipo mail, non parlando ovviamente dell'indivisione e tutto il resto, come se avessi raccolto queste informazioni. Dico, ci stiamo dirigendo a, troveremo questa struttura e la persona che stiamo cercando per andare a recuperare. Gli do tutte queste informazioni. Non sapete che dovete andare su una luna. Esatto. Cioè, uno, dobbiamo andare su una luna, c'è questa struttura, è stata bombardata, le misure di sicurezza si sono riattivate, la nostra persona, cioè chi cerchiamo, è intrappolata in uno dei livelli, si aspetta soccorso. Bla bla bla, cioè, nel senso, gli dico tutto quello che hai detto, soltanto le informazioni base. Non scrivo né spiego come le ho raccolte, e gli dico, aspettiamoci resistenza, questo cerchiamo di riportarlo vivo. E beh, se no non vi pagano e basta. Ok, c'è potente sto, quindi ora andiamo in direzione a morte. Eh sì, passa un giorno e mezzo per arrivare al portale. Arrivati al portale, come decidete di fare il salto? Da parecchio che non facciamo un salto. O aspettate il convoglio per andare verso il sistema di Amura. Quanto vi ho detto prima, non c'è trippa per gatti. No, c'è nessuno. O vi fate aiutare dalla stazione del portale, però vogliono essere pagati. Certo, quanto vogliono, considerando che noi abbiamo le conoscenze di tutti più corruttibili dell'universo. Ah, di solito il prezzo è 1500 birre.
Possiamo fare una prova di manipulation per abbassarlo? Potete vedere se c'è qualcuno più che altro che conoscete, per un motivo più che altro. Tu manipulation. Io sì. Perché se usi il talento c'è anche un più 2. Sì. Io manipulation ci sto. Prego. 10. 2. E un più 2 perché sai che Gianfranco è corrotto. Ma ah, un altro più 2 o un più 2 alla prova di base? Un più 2 alla prova di manipulation. Ah no, loro 10. Prova di manipulation. Dico 8 più. Uh-huh. Due successi. Due saltare in mano? No, due successi. Abbiamo 3 giorni di viaggio, te ne faccio un altro. Tin 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 della cappella. Due successi. Il salto poi è istantaneo, quindi altri due viaggio. Siete. Se conoscete qualcuno all'interno della stazione. Abbiamo già fatto affari qui in zona. Più che altro dovete fare un salto fare. Se volete farvi evitare che nessuno però faccia rimanere traccia del salto verso Beh, Alora. Sì. Per un piccolo problema, se andate in direzione di Talos, la legione fa domande. Giusto. Beh. Quindi quanto ci costa? Beh. Lo stesso prezzo, ma fa sparire tutto. Ci sta. Ci sta. Io posso mettere 150. Vabbè, ma abbiamo i fondi della nave. Abbiamo 5.000 beer della nave. Quindi avremmo 5.000 beer per la mia operazione all'occhio. No. Sono 5.000 beer della nave. Non è che hai la cataratta. Con la cataratta. Ma no, sono senza un occhio, mi tolgo un occhio. Io sono settimane che cerco di sfondare con la cassaforte. Ce l'ho io la cassaforte. Cassaforte di merda. Esatto. In realtà stai vedendo la calcio della lavatrice. Esatto. Ovviamente. Ho creato un decoy di una film. Esatto, ho messo un cartone pitturato male e io sono lì che mi accanisco e non riesco a sfondarlo. No, perché è una lega che si ricostruisce da sola, tu la distruggi, non c'è niente da il giorno dopo di nuovo. Esatto. E come passo le ore quando sono sveglio? Sta diventando quasi piacevole. Esatto. Facciamo sto salto. Fate sto salto nelle cabine. No, nelle. Nella camera di Stasi. Esatto. Nelle cabine facciamo storie. Intendevo quello. Allora, non mi ricordo se avete un più 3 al salto o se il salto è proprio automatico perché l'avete pagato. E mi sembrerebbe anche giusto. Anche perché sennò se qualcuno sopravvive torniamo e facciamo una strage. Sei più paranoico di me. No, mi sa che ho pagato. Quindi saltate. Perché se no la mia non è paranoia, la mia è sicurezza. A me se ammazzando 50 persone posso abbassare il rischio dal 3%. Non è paranoico. No, se io posso abbassare il rischio dal 3% al 2,9, vale la pena uccidere 5 persone? No, ma aspetta, lui non lo fa perché è preoccupato delle conseguenze, lo fa perché è un dissociato mentale. Cioè, vabbè, è peggio. Sì. Esatto. Io qualsiasi persona uccisa l'ho fatto per te. E questo è il problema. Innamorato di Samad. Per aumentare il tuo successo. Anche che poi uccidendo 10 persone aumenta dello 0,1. Fortunello. È importantissimo. Mi sento fortunato. Perché a differenza di questo sistema, zero capisce le percentuali. Ancora non ce la arriveremo mai questa cosa. No, sarà un chiodo che non riusciremo mai a togliere. Conta che ho guardato tutti i talenti e poi quelli là che prenderò, tutti i talenti che ti aggiungono un successo automatico a qualcosa. Allora, se avete pagato il calcolo sulla stazione, saltate direttamente. Perfetto. Verso il pianeta di Amura, verso il sistema di Amura. Ah, Amura. Quindi entrate nei vostri letti di stasi, saltate e vi risvegliate dall'altra parte. E qua, si conclude questa puntata di Toriolis. Con un piccolo dettaglio. C'è una nave della legione appena fuori dal portale. Ah, bene. Beh, abbatteremo. Certo. Con lo Star Destroyer. Ah. Abbatteremo. Piu. Gli lanciamo gli elastici. Tanto nello spazio non decelerano, non ti preoccupare. Anzi, accelerano. Esatto. Perché... Perfetto, che bello. Pux. Possiamo fare retromarcia nel portale? Altri 1.500 sono già appena stati trasferiti.
No, perché di qua la stazione per saltare indietro non c'è. Ma la facciamo a... L'hanno chiusa. Andiamo a piedi. Facciamo finta, io faccio all'interfono. E non ci siamo più, eh. Non ci siamo. Contemplato il salto. Abbiamo saltato. Non ci vedete. Fai stop su tutta la nave. Stop, diventa stop, diventa stop, diventa. E lui prende e svuota i cosi dentro. X? Sì. Up X perché ci siete. Sì, ma che fatica, eh. Avete superato delle difficoltà, delle sfide che avete aiutato l'equipaggio a raggiungere il proprio scopo? È più una domanda da fare ai poveretti che sono morti bruciati. Allora, io... Beh, se loro non l'hanno superato le sfide. Beh, se il nostro scopo è di recuperare questo bastardo e riportarlo, io sì. Tu sì. Beh, tecnicamente anch'io. Il nostro scopo con pericoli era... Voi avete montare la nave e prendere pezzi per noi. Sì, voi avete fatto, quindi avete il radiofaro nuovo. Difficoltà abbiamo convinto alla cambiare nome. Sì. Gianni. Niente io. Perché dove quell'alcol è andato perduto. L'antico alcol. L'antico alcol andava ritrovato. A meno che il tuo scopo non fosse farmela pagare. Allora... No, non è. Beh, però ha ritrovato la bottigliona di Coriolone gigante. Col plot point non vale. E come no? Vale. A lui gliel'ho dato. Hai messo te stesso o la tua ciurma in difficoltà per il tuo problema personale? Sì. Loro due sì. Tu guadagni un pizzo fisso. No, io neanche. Anche io sì. No, lui guadagna un pizzo. Sì, anche lui. Cosa? Non è, ah no, non è proprio il tuo problema personale. No, esatto. Il problema personale è che mi seguono i zeloti. Di questo in realtà dovrei prenderlo io. No, entrambi. Il tuo. Avete imparato qualcosa di nuovo su te stesso, sugli altri? Beh, ah. Lui sì. Sì, io tanto. I metalismani funzionano. Perché attaccate, hai preso il talento. Hai ragione anche quello. Qui è meccanica, non è... Beh, ho imparato che lui è molto più ingenuo di quanto pensassi. Questo sì. È vero. E io ho imparato che, cioè sì, ho imparato un po' di tutto io. Tu hai imparato. Sì, in realtà era plateale, secondo me, se ci fosse dei vari flashback si vedono situazioni in cui io scarico un corpo sull'hangar e lui lo prende, lo mette in un tappeto e lo butta fuori, mentre lui si sta provando allo specchio i cratti, con tipo una decina di scene così, con un corpo sempre diverso. E paradossalmente è sempre lo stesso cravattino, per qualche motivo. E addirittura un paio di volte tu andavi sul corpo e dici si sta bene il cravattino. In effetti sì, io ho imparato che ho un sesto senso per l'alcol. Che funziona. Esatto. Beh, io ho imparato su me stesso che il mio codice forse non è così robusto come pensavo. Meno male, ammetterlo è il primo passo. Guarda che è importante. Hai sacrificato, diciamo che è molto 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 esploitabile. Molto per specifico. Quanto è specifico. Hai sacrificato, rischiato qualcosa per il tuo compagno? Per il mio compagno, che è lui, sì. Per il tuo buddy? No, io no. Io in questa situazione, in questa cosa no. No, neanche io. Perché non ho ucciso nessuno. Mi pare che nessuno abbia rischiato qualcosa. Io non ho rischiato qualcosa per lui. No, io non ho ucciso nessuno. Per me sacrificare qualcosa per lui è uccidere gente anche se lui non gli va bene. Io ho rischiato qualcosa per lui. Lui ho rischiato, perché adesso lui vuole liberarsi di Eric. Sì. Quindi ti ho messo in pericolo di... Sì, tu hai fatto scaricabarile. Avete riuscito in accordo con le vostre icone? Sì. Più scommessa di così. Vuoi tua? Sì. Tu il viaggiatore? Agito proprio no. Allora, il messaggero ha due aspetti. Poi fammelo leggere però. Il messaggero ha due aspetti. Uno è portare in sicurezza un messaggio o un carico. E l'altro è essere con un temperamento di merda che ogni tanto gli girano 5 minuti. Beh, il secondo aspetto... Dammi un po' degli bruciati. Qui c'è la descrizione breve, poi c'è anche la descrizione più espansa, più avanti. È perché è una via di mezzo, secondo me, tra sì e no. Perché non ho agito, ma ho discusso sulla cosa. Tu hai discusso del tuo comportamento e hai apertamente dichiarato come ti comporteresti in una tale situazione, quindi per me sì. No, sì, secondo me ci sta. No? Scusa? Sì, no, no, lui sì, la seconda è quella stesso. Temperamentale, anche quando hai minacciato tutti nella
Per me sei stato molto chiaro invece, cioè del o agiamo in una certa maniera o riguardiamoci in faccia e raccontiamocela meglio. Perché... No, ma le cose temperamentali, la parte del messaggero, quando era lì detto se non mi fate uscire da qui vi ammazzo tutti, in poche parole. Sì, vabbè, ma lì ho usato il potere. Che oltretutto è il potere del messaggero. La questione di scrivere ha giocato totale. Secondo io no, ma non è stata neanche l'unica volta, perché appena ci sono corsi incontro gli ho detto accendi i motori. No, sì, secondo cioè... Sì, anche poi cosa c'erano, sì. Quelli dei buddy da vedere? No. No, l'hai già fatto. Hai rischiato qualcosa per il tuo buddy. E le altre? E sono i buddy quello. Hai rischiato qualcosa per il tuo compagno, che... c'è anche i legami lì. Ok. Quindi se c'è un legame segnato come quello sui legami è imparato qualcosa di nuovo su te o gli altri. Anche. Ah, ok. Cioè, e un poi... legame visto in più prospettive. Okay. Ma sono e poi sul domande. Tuo perché c'ho anche quello di Ron come al solito, ma quindi ho già preso. Ok. Anche perché non è niente di nuovo, è sempre la stessa cosa, che io mi faccio il culo per tutti e poi mi sputate in faccia. Io ho detto che poteva essere fatta in maniera probabilmente controllando prima che ti sparassero almeno un colpo sulla nave, però hai fatto bene poi. Vabbè, quello che avete... stasera abbiamo fatto. Bella. Quello che avete ascoltato è stata una rovinosa puntata di Coriolis in cui sono successe un sacco di cose. Beh, in realtà io a me è piaciuto moltissimo. Effettivamente non è successo proprio niente. Perché è stata no, è successo un sacco di roba, ma di base non è successo proprio niente. Le dinamiche psicologiche che volevamo smontare la nave. Abbiamo smontato la nave e siamo partiti. No, poi no, è stata incredibilmente delirante all'inizio e poi è girata. Cioè, seria, a me è piaciuta. Sì, no, certo. Non siamo ancora in diretta. Sì che siamo in diretta. Sì. Okay, vedo che tutti si alzano. Io mi alzavo solo perché non ci facevo più stare a sedere. Comunque, quello che avete ascoltato era Fumble. Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. Ci troverete... a Modena, al Play, il 5, 6 e 7 aprile, iniziate a segnarvelo, iniziate a iscrivervi alla newsletter di Fumble su fumblegdr.it per più motivi. Uno, vi arriveranno le novità su quello che presenteremo a Modena. Yes. Vi arriverà l'ingresso anticipato alla prenotazione dei tavoli per Modena. E in più vi arriva un 10% di sconto sul primo acquisto che fate su fumblegdr.it. Fatelo. E... la password per accedere alla soundboard che sentite in sottofondo. Che è bellissima e si usa in che un sacco sai, di modi. La sentiamo. Beh, io l'ho ascoltato. Così. Nel vuoto non si sente Roberto. O la soundboard. O la soundboard. Mettetemi sotto vuoto. Vi diciamo anche che la settimana dal 4 al 10, non mi ricordo qual è il venerdì, dovrebbe essere l'8 marzo, per la festa delle donne. Bravo. C'è qua Jacopo Colò. Wow. Quindi faremo una sarà puntata un speciale per il fuso orario, il volo, cioè, al solito, tutto il fuso orario. Faremo una puntata speciale, ti non sarà una latitudine con longitudine. No, a 24 ore di fuso orario. È esattamente quell'ora ma un giorno prima, è stanchissimo. Mamma mia, povero. Non faremo una puntata di Coriolis, faremo una puntata speciale di Feng Shui. Che si intitolerà Karate Brianza con la K. Perché l'ignoranza fa parte del mio. Guarda che Jacopo viene abbastanza lontano, si vedono costellazioni diverse dove lui. Ah cazzo. Perciò continuate a seguire la pagina di Fumble, lasciate delle recensioni di Fumble su Facebook, su iTunes. Lasciate anche su iTunes, bastardi. Condividete i podcast e i video, spammateci ai vostri amici. Iscrivetevi a Fumble Presenta Loot. Sì, stiamo giocando, siamo arrivati quasi alla fine del primo arco, dove si è scoperto l'artefatto ideato da Claudio. E siamo quasi arrivati alla fine del primo arco, quindi se venite a giocare adesso, praticamente potete iniziare da zero e quello che è successo è storia passata, che non è importante. Comunque ho visto missioni fallite e missioni riuscite. Sì, sì. C'è stata una missione che è stata un TPK. Ustia. Quindi se vi manca un gruppo con cui giocare a D&D quinta edizione, iscrivetevi a Fumble GDR Presenta Loot. Una volta al mese potete giocare, tanto si girano esatto. Tutti, poi ci sono anche cose da fare fuori. Noi ci sentiamo settimana prossima con dell'altro dramma, dell'altro metallo e dell'altro album. Degli altri inni nazionali che probabilmente... Buonanotte! Settimana prossima! Fumble! 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 Microfono, spegni!